Euro. Penso che è già iniziato. Quindi buonasera, 20 partecipanti, sono contenta, piano piano entreranno tutte. Facciamo questo hangout, così ci vediamo tutte quante, ci ascoltiamo, possiamo interagire. E per questa ultima settimana di maggio, che spero tanto sia valida per tutto il mese di maggio, che è stato un mese ordinario. Lo voglio veramente e quando una persona no, vuole veramente una cosa succede. Quindi cerchiamo da questa sera di tirare fuori il meglio, di tirare fuori le unghie perché dobbiamo riconfermare, dobbiamo fare nuove qualifiche e c'è tanto da poter fare, anche se sembra un mese del cazzo, scusate. Non è mai un mese del cazzo, ricordatevelo. Devo dire che per me sì, è il primo mese che vedo un pochino di, anche se sono 5 giorni che ho già riconfermato il PMD, terzo mese PMD, mi è stato caricato il bonus 38.400 euro, grazie, grazie a tutte voi come sempre, quindi come vedete un mese del cazzo non è, questo mese andrò a prendere circa 50-55.000 euro. Grazie di nuovo. E quindi queste sono cose che potete raggiungere tutti. Lo sapete che stanno in attività da agosto 2014 e prendere un assegno così grande è veramente da paura. Quando ce l'avrò sul conto corrente, poi ve lo dico. Niente, allora stasera ho parlato un po' con voi, no? Magari parlando in privato con voi sembra che non riesco a chiudere, non riesco a trovare la chat perfetta, non riesco ad avere contatti, sembra che capita solo a me. Invece, guardate, è capitato a tutti, capita a tutti, tutti siamo entrati in attività da zero, zero competenze, zero attenzione all'ascolto, zero di tutto. Okay? Magari facevamo dei lavori manuali e questo invece è tutto il lavoro di cuore, lavoro di ascolto, lavoro psicologico. Il lavoro di confronto tra di noi è una cosa bellissima perché ti fa crescere dentro. E quindi all'inizio è molto, molto difficile perché scontrarsi con tutti questi no, con tutti questi ci penso, con tutti questi ti faccio sapere, con tutti questi ne parlo con mio marito, cavolo, allora non sono buona io perché tutti gli altri vendono e solo io non vendono. Non vendo, scusate, ma se gli altri vendono, facciamo il conto di quanto sta nell'attività, no? Quello che vi dico sempre io, pensate di parlare con 3 persone al giorno minimo, alla fine del mese sono 90, alla fine dei 3 mesi che ci diamo, no? Come partenza di questo aereo, sono cioè, 300 persone quasi, che poi come la legge dei numeri tornano. Ovviamente ci sta un po' di fortuna, ovviamente sei già predisposta nell'ascoltare oppure sei talmente innamorata di questo programma, di questo prodotto che ti ha cambiato la vita, di questa attività che ti sta sconvolgendo la vita e nemmeno hai iniziato, che solo con l'entusiasmo riesci ad essere incisiva a chiudere. Questo però dipende sempre da noi. Se invece vuoi sapere tutto, vuoi essere pronta, vuoi sempre la risposta pronta e ti freni da sola, ok? Perché ad ogni domanda trovi un problema, ok? Una cosa che ti viene da dentro, fare ognuno al vostro percorso. Quindi stasera ho deciso di far parlare le mie vecchie papucche, che stanno un po' più da tempo con me in questa attività. Iniziamo con Alina che viene dal percorso brucia grassi, sicuramente perché sta venendo da. Giustissimo. Il mese di un'attività, ma comunque se siete stati anche voi, come l'avete sentita, ha fatto un segno bene. Devo dirti che Elisa mi ha detto che Rosita ha parlato molto bene di te, che sei stata molto bene Grazie. ma ecco, noi lo sapevamo. E lei è entrata. Grazie. Considerate che vi racconto un attimino con Alina. Io sono entrata ad agosto, con Alina abbiamo chattato la prima volta a settembre. Abbiamo continuato a chattare perché lei la vedeva un po' eruente, comunque per le feste, per i dolci, stavamo sempre in chat, così e colà. Ha comprato il programma a dicembre, mi sembra, e è entrata in Gennaio. attività. A gennaio, a febbraio è entrata in attività. Quindi se io mi dovevo.
lasciare, perché lei mi aveva detto di no per tutti i mesi che ci siamo sentite, perché da settembre a gennaio comunque ci eravamo sentite per i suoi 5 figli, e non era decisa a perdere, ovviamente. No, facciamo passare a Natale, mi mangio il maiale intero, poi inizio. Iniziamo il programma, entrare in attività. Anche lei, io una cosa che mi ricordo di Alina, che era una persona che non si fidava di nessuno, no? Assolutamente di nessuno, cioè, di me sì, perché comunque ormai ci conoscevamo e quindi mi diceva tutto, ma del resto del team, carità di Dio, tutte me fregano, no. Quella me frega di vi faccio capire. Adesso Alina è promotrice del team unito, quindi come il corpo cambiare questa cosa, no? Lo volevo dire perché è una cosa che mi ricordo di lei. Lo sapete, grazie. No, comunque è straniera, quindi non è, potrebbe avere mille scuse, no? Magari non mi esprimo bene, anche se è tanto tempo che sta in Italia, però lei non ci ha avuto mai, anche lei è una che non ci ha avuto mai una società, mai una assolutamente. Quindi prego, a te la parola, chiudete i microfoni, a te la parola Lina, raccontaci. Grazie Sara. Io oggi voglio far sentire il tuo inizio a tutte, l'inizio di tutte, perché ci siamo passate tutte. Allora, come hai detto te, sì, ci sentiamo da settembre, subito dopo che sono tornata da casa. È vero, non volevo iniziare perché non volevo, non lo so manco io, perché c'avevo un sacco da fare, mi dovevo finire la casa e la dovevo mobilare, un sacco di cose, non volevo. A dicembre, infatti, quando ci siamo sentiti prima di Natale, ti ho detto, guarda, vedrai che a gennaio inizio, dopo le feste. Infatti a Natale mi sono mangiata, ma non un maiale, scusa, non il maiale, ma un panettone intero, ma non panettone, ma pandoro fatto da me in casa, perché ho detto, tanto è l'ultima volta, lo finisco e basta, quindi vabbè, l'ho mangiato, e a gennaio ho iniziato il programma, dopo 2 settimane i risultati mi erano piaciuti, e quindi ho detto, vabbè, entro, voglio guadagnare almeno 200 euro al mese. Certo, non credevo a nessuna perché, sai, purtroppo la paura era tanta, non conoscevo niente di niente, mai sentito network marketing, non sapevo assolutamente niente. Quindi il mio conto corrente ad associarlo a Juice Plus non pensavo nemmeno, per quello che mi era aperta pure la Postpay, sempre per la paura, tu lo sai, perché dico, ma se mi fregano i soldi, ma certo, che ne sapevo io che l'IBAN lo dai perché ti devono mettere i soldi. Vabbè, le mie difficoltà erano perché all'inizio mi chiedevano tutti, ma sei straniera, quindi dal mio cognome mi ero rotta le palle, mi sono cambiata dal cognome, l'ho lasciato da parte, ho fatto solo il nome, il mio nome è questo, non è anche il cognome, però l'ho cambiato solo per quello fatto. Quando mi chiedevano se sei straniera, io dicevo sempre, ma scusa, ma vuoi fare il programma o ti interessa da dove vengo io? Cioè, però, sai, ti rode. Tutti i giorni le stesse azioni, i post, più che altro all'inizio li facevo nel profilo, non nel profilo, nella pagina, perché mi vergognavo, ma mi vergognavo dei miei amici più stretti, perché ma che ti sei messa a fare, ma che è quella roba, insomma, tutte queste cose qua. Ho iniziato il 28 gennaio, qualcosa del genere, e quindi in 2 giorni che fai? Che niente. Quindi il febbraio per me è iniziato alla grande, e infatti pure la qualifica di DDS l'ho fatto, sempre grazie a tutti, agli insegnamenti di Sara, tutto quanto. Però cioè, il primo ordine l'ho chiuso verso la fine del mese, ma io che mi sveglio alle 5:30 di mattina, che vado a lavorare, manca poco e non ci vado più, questa sono contenta e lo dico, e che mi sveglio alle 5:30, vado a lavorare, ritorno a casa alle 6 di pomeriggio, metti il post in pausa, vai in bagno, metti i post, vai sul treno, metti i post, cioè quello, chiacchieravo, chattavo come potevo, però insomma adesso la qualifica di CNMQ ci sono riuscita. Non ti ho sentito, Sara. Sbaglia la fermata perché stai a chattare. Ma
cazzo, a parte quello, cioè la stanchezza ormai arrivava, mi sono addormentata all'penultima fermata, mi sono svegliata una fermata dopo, ma questo sono scesa dal treno, ho ripreso l'altro e sono tornata a casa, però per dire, la voglia, proprio la voglia di fare, talmente tanta, cioè non, certo, quando non sai tutte le cose... ti sbatti a destra, a sinistra, di fare, come fare, cioè ti inventi di tutto. Infatti a un certo punto mi ero iscritta a 10.000, come si chiamano, social, sì, Messenger, poi stavo su, cioè, su tutti, anche su LinkedIn, che manco so che è. Sì, tanto, sui gruppi sì. È stata bloccata dai gruppi, oddio Roberto. Però carica batterie, torni. Sì, lavorava sui gruppi, lei è stata sempre molto forte nello sponsorizzare, come ha detto tu, al bootcamp. Abbiamo passato un periodo un po' così perché non riuscivamo a trovare la peralina, no, del computer, così. Lei non ci metteva la faccia, quindi spam, 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 io e Talina fermiamoci un attimo. Quindi non è detto che comunque se faccio le qualifiche sì, poi trovo la mia via, perché comunque è un percorso di crescita. E quando poi ci siamo resi conto un pochino, è cara, cara. Microfono. Ok, quando ci siamo rese conto, perché si parla, ragazze, se avete dei problemi non vi isolate. Il punto è questo, noi dobbiamo trovare la soluzione insieme. Io dico sempre quello, pensate alla ragazza che non dimagrisce, perché sparisce dalla chat comune? Perché non vi scrive più? Perché si sente fallita, tra virgolette, no? E magari non è il suo, quindi se vedete questi cenni, siate anche voi ad andare... Se lei non vi scrive che siete la vostra, che voi siete la sua app, scrivetegli voi. Questo sempre come è stato tra me e Alina, insomma, se c'è qualcosa in privato. E poi è sbocciato. Sì, ma ti rompevo sempre. Guardiamo le chat, abbiamo rivisto le ti rompevo chat. Sempre, sì. Sì. Quindi, ecco, cioè, quelle che sentite stasera non ci hanno avuto mai una scusa, ma sempre veramente una soluzione, insieme. Questo è bello da dire, insomma. Prego, ho interrotto, prego, poi ci vuoi aggiungere altro. Non ti preoccupare. E beh, certo, ma se non si è insieme non si va da nessuna parte. Cioè, io per esempio ho preso tutto da te, no? E le chat, vengo anche adesso ogni tanto, se mi sembra che mi fermo, vengo e ti dico, senti, ma la chat va bene? Cioè, certe volte ti viene quel dubbio, no? Però è naturale, penso, cioè, ma pure un modo di confrontarsi, anche di, fra virgolette, una chiacchierata, anche una stupidaggine, però, cioè, a chiedere sempre, io penso che è sempre bello, cioè, non scordarsi mai che quella persona là, insomma, ti ha, fra virgolette, aiutato nel cammino, spiegandoti quello che devi fare, ma dando tutti gli strumenti. Cioè io quello dico, se io non vengo da te un giorno, ma anche dirti, oh, come stai, cioè, ma a me mi manca, cioè non gliela farei, non solo questo, però anche nel programma, insomma, no? Quindi se non so qualcosa vengo sempre a chiedere dalle ragazze, perché insomma mi sembra una cosa naturale. Cioè i problemi ci stanno, gli ostacoli ce ne ho avuti tantissimi, sia dalla parte di famiglia, sia, cioè, dappertutto, però ci sono riuscita ad andare avanti, non ho, come si dice, non ho piegato la testa né a destra né a sinistra, io questa è la mia strada, la voglio fare, la faccio per me. Poi quando si sono resi conto che, aspetta un attimo, questa qua che sta facendo, allora mi hanno lasciato libera, e mo sono libera di tutto, cioè quello è il più importante, la libertà, cazzo, ma non ha, cioè, c'ha un gusto, non te dico, guarda, finalmente me la posso gustare, anzi ancora non lo sa nessuno, a casa mia nessuno lo sa, solo mio marito ovviamente. Sì, non lo sa nessuno, mio marito sì, perché lui lavora con me, ok, però voglio vedere la faccia, mia mamma, mia sorella, quando mi vedranno per sempre a casa, che cosa diranno? Ma ti sei impazzita? Saranno cazzi miei se sono impazzita, quindi...
Un'altra cosa che voglio chiederti, come ho detto Alina, è una cosa che ha sponsorizzato tanto, quante ne sono partite e quante stanno lì morte? Guarda, partite, cioè adesso siamo in 45, forse pure qualcuna in più, però eravamo molti di più. Eravamo molto di più, ma alcuni hanno lasciato perché sicuramente non era questo, non facevano per loro, non lo so il motivo, ma cioè adesso siamo 45 ancora nuove, questo mese sono entrate tante di nuovo. E non lo so, è naturale, poi dipende pure da noi stesse, se noi ci crediamo veramente con tutto il cuore, guarda che tutto arriva, cioè è importante seminare, fare le azioni tutti i giorni, le stesse, mettendoci la faccia ai posti e tutto quanto, che poi arriva, cioè è naturale, se tu, cioè, ma come il campo in primavera ti ci metti a fare i lavori di primavera, no? Poi dopo ci metti i semi, a settembre quando è il raccolto tu raccogli tutto, ma qua non è che, cioè ogni mese raccogli, però bisogna seminare, ma tantissimo, tantissimo, se non semini non c'è niente, nulla. Quindi la mia storia è semplice questa, io ci voglio arrivare su, speriamo al presto, al più presto, e niente, ve lo auguro a tutte voi. Grazie, ecco, una cosa che sottolineo, è ovvio, uno entra per il prodotto, per il programma, Alina, cioè, insomma, continuamente forniture, cioè, noi che siamo, non è perché comunque uno inizia a avere uno stipendio sopra i 1000 euro, no? Che dice allora certo che mangio Gis Plus, cioè, noi l'abbiamo sempre comprato, rimangiato per fare qualifiche, anche quindi abbiamo le forniture, abbiamo le dispense piene. Noi amiamo Juice Plus, e cioè, io già ve lo dico, si vede quando una persona ama Juice Plus e non ama Juice Plus, quindi sappiamo il futuro magari che ci può avere quella persona, però una persona può anche cambiare, entrata in malo modo però può cambiare, l'importante è questa cosa, noi sappiamo che l'importante è fare clienti e i clienti si fanno solo con l'entusiasmo. Se non ami il prodotto e vuoi fare soldi, non stai nel posto giusto. Potrai fare, cioè ve lo dico, se uno entra per i soldi puoi fare il CV, forse anche il CQS se trovi qualcuno, ma poi non fai più niente. Perché non duplichi le cose che fanno duplicate. Tutto qua. Vuoi aggiungere qualcosa? Io ti ringrazio veramente tanto. Perché... No, tutto a posto, Sara. Vado che ho fatto il bruciagrassi, me ne vado. Vi saluto a tutti, in bocca al lupo a tutti. Ci vediamo sul palco sicuramente. Ciao. Grazie. Allora, passiamo avanti. Dove sta Valeria? Che anche lei voleva andare a dormire. Sta vecchia bagucca. Valeria, ci sei? Non la vedo più, Eccola qua. Unmute. Ok. Eccola qua, aperta. Allora, piccolo preambolino anche per lei. Valeria non voleva entrare nella maniera più assoluta. Lei è la moglie di mio cugino, quindi abitiamo vicino. Io sono entrata sempre ad agosto, perché non cambio. Lei doveva entrare a settembre, penso così. Ha aspettato fino a novembre perché ci aveva... i concorsi perché lei è una precaria eccetera eccetera, alla fine io ho detto il 21 novembre adesso ti prendo la licenza io perché mi hai rotto le scatole, se no non iniziamo, lei comunque era già cliente mia e gli ho preso la licenza, lei non c'aveva Facebook ragazze, attiva da zero, abbiamo fatto Facebook solo per questo, esclusivamente per questo, e ci abbiamo avuto un grandissimo problema con la pubblicità per da novembre fino a gennaio, quindi pensate, e comunque non ci siamo mai fermati, assolutamente nella maniera più assoluta, ci ha ripreso un po', ci ha rifermato, comunque, il trick e track è mo ce lo parlerà lei, prego. Sì, questa è tutta storia che sembra partita da chissà quanti anni luce fa, invece è vero, io non c'avevo Facebook, non sapevo neanche che voleva dire, perché proprio per me è sempre stato un rifiuto. Pensavo che le persone, se sarebbero volute, venissero soltanto a fare gli affari miei.
quindi non sapevo che cos'era un tag, che cos'era un post, niente, assolutamente, io proprio ancorata alla mia idea del posto fisso, io facevo la maestra, quindi c'avevo questa idea, no? Quindi io era già 2 o 3 mesi che ero cliente di Sara, però c'avevo questa speranza di questo posto fisso, poi finì l'ennesima supplenza, per fortuna adesso dico, e finalmente Sara, perché la ringrazierò a vita per questo, mi ha dato la zeppa giusta, proprio la zampata giusta in questo caso, che mi serviva, la zampatona. E niente, e ho cominciato veramente da zero, ma zero che più zero non si può, ma veramente, non, io sul mio profilo Facebook non c'avevo un amico, alla fine avevo aggiunto tipo i miei ex compagni di liceo, ma quindi una decina di amici, io ho cominciato totalmente da zero, profilo zero amici, ho cominciato subito con la pubblicità che non mi funzionava. Ho cambiato account, carte 100 milioni di volte, tuttora lo faccio, perché lo sappiamo che ogni tanto Facebook cambia canoni, cambia cose, no? E quindi niente, ogni tanto cambio account, ogni tanto cambio carta, però nonostante tutti i problemi, mai smesso di fare post, mai smesso di essere presente, mai. Assolutamente mai. E poi è normale, le difficoltà ci sono per tutti. Poi magari c'è un periodo che va meglio, la pubblicità, i contatti, i clienti, no? E ci sono periodi che vanno peggio, ma non mai smettere di crederci. E io questo l'ho capito in un periodo nerissimo per me, che è stato proprio l'anno scorso, la primavera scorsa, la pubblicità non mi funzionava. Io avevo perso il brio, diciamo, no? Il team che sembrava andarsene una dietro l'altra, a un certo punto, ovviamente sempre la presenza di Sara, questo ovviamente, parlate sempre con le vostre app, questo fuori da ogni discussione, e a un certo punto ho deciso, ma tanto che vado a fare, basta, ricomincio, un'altra volta ricomincio, e ho ricominciato, e da lì io mi sono accorta che sono veramente cambiata, mi sono accorta che sono cambiata proprio io, nel senso che magari, che ne so, cose che prima avevo paura di fare, tipo ad esempio quella di metterci la faccia, poi ho capito che era il momento di metterci la faccia. E da lì tutto è ricominciato e il team ha cominciato a seguirmi di più. E tutto da lì, io devo dire che praticamente la mia seconda rinascita è stata la primavera dell'anno scorso, quando da lì ho deciso di ricominciare, di ripartire da capo, zero scuse, zero tutto, e da lì sono ripartita. E praticamente poi alla fine di quei famosi 90 giorni feci il CNMQ e niente. E da lì ho capito che ma più niente mi avrebbe fermato, perché a tutto c'è una soluzione e se tu non perdi il tuo obiettivo, non perdi il tuo focus e sei in grado di trasmetterlo alle persone che stanno con te, tutto va bene. Sono soltanto dei piccoli periodi, perché ci sono per tutti, indipendentemente dalle qualifiche, eccetera, però tutto passa. Tutto passa se si mantiene il focus e se si mantiene la famosa costanza. E per costanza io mai un giorno non sono stata presente, anche con quel poco di team che mi era rimasto, e alla fine i risultati si sono visti, penso. E niente, adesso si prosegue, si va avanti verso obiettivi sempre più grandi,
io per me è stato e lo è tuttora fondamentale la presenza di Sara. Io per ogni cosa le scrivo, non abbiate paura di scrivere alla vostra app o app assolutamente, e questa è anche la cosa che cerco di trasmettere al mio team, sinceramente. Se vedo che magari qualcuno, non lo so, io lo sento quando magari qualcuno è un po' più moscio in chat, no? Io sono la prima a scrivere, perché per me è stata importante la presenza, e quindi penso che anche per gli altri sia importante. Sì, bene. Poi questa grande qualifica tanto voluta. Però ecco, una cosa, ovviamente uno può pensare, no, beh, abitate vicino, ovviamente questo fa tanto, ragazze, no? Confrontarsi con una persona esterna, anche fuori dalla chat, è bello. Noi abbiamo la fortuna di essere un gruppetto, no? C'è Paola, c'è Emanuela, però non è quello, perché comunque quando c'è la possibilità, visto che Nalina, vi è venuta Cristiana, Rossana, cioè la voglia di stare insieme c'è, e è bello incontrarsi, veramente lì c'è proprio il cambio quando ti incontri, no? Anche con Maria, c'è il cambio, perché riesci a parlare oltre la chat e questo ti dà la visione più grande, perché ovviamente entrare in attività da poco tutti ti guardano, ma che sta a fare, sei matta, ste cavolate, tanto finiscono tutte, ruba soldi, vendi le pasticche, e ovviamente non avendo i risultati uno gufo, però cioè cazzo, lo vedete quello che c'è qua dietro? Cioè, io oggi ho sentito quel webinar di, non stanno a ridere voi in chat, sto di dire, c'ho sto cazzo del webinar di Renzini, che sono sincera, io ho scritto, lo ringraziavo veramente tanto, è una visione stratosferica, no? Magari anche troppo grande per me, però lo so che è così, cioè al confronto di tutto quello che sta fuori, sta merda che sta fuori, qua dentro sorridiamo, facciamo star bene le persone, sorridiamo anche, no, nel prenderci in giro, abbiamo un ambiente fantastico, anche il mio team, io vi ringrazio sempre perché sono riuscita a creare un clima bello. No, non tutti i team hanno questo clima, e quindi questa vi deve aiutare tanto a crescere insieme. Se cresciamo tutti. Quando si trova una cosa bella è da condividere, questo è il punto, no? Ci si aiuta per arrivare a un obiettivo comune, anche se tu non mi stai sopra, tu non mi stai sotto, tu non mi stai a destra, tu non mi stai a sinistra, non fa niente, perché il bello è ci si aiuta insieme e si cresce insieme. E quando un momento è il bisogno tra di noi, insomma, magari ancora voi non ci siamo passati, se c'è bisogno di un pacchetto, cioè guarda, lo passa, non trovate, cioè, non è che stiamo a fare veramente i calcoli al millesimo, qua ci si aiuta, perché è la cosa più grande, ci si aiuta per arrivare, cioè se tu c'hai questo cazzo di obiettivo, io lo so che voi siete entrate tutte per un obiettivo, per un perché, ok? E non siete quelle di stasera, ma io maggior parte di lamenti non ce l'ho fortunatamente. Perché voi mi sentite bene? Voi venite tutte dal prodotto, quindi so che le obiezioni non ce l'avete. Però è questo, è difficile perché dovete imparare a fare quello che dovrete andare a fare. Dovete trovare voi la vostra strada. Io ti posso dire questo va fatto bene, ma tu devi trovare la tua strada che ti fa sentire a pennello in quelle chat. Fa dire che ogni parola che dici, le persone anche che ti conoscono, cazzo, cioè che stai a fare, voglio entrare con te. Succederà a tutte, perché per la sponsorizzazione poi è il punto un po' più difficile. Tutte diciamo non siamo in grado, non siamo brave a parlare del business, perché le obiezioni ce ne sono tante, no? Ma perché quando uno inizia a vendere, quante obiezioni ci abbiamo avuto? Tutte. Non c'è soldi, costa troppo, ci devo pensare, adesso di qua, adesso di là, e sembrano insormontabili.
ma come diceva Giada ieri, cazzo, se io so quanto valore sto, basta, ti sto proponendo, non esiste il prezzo, non esiste, perché la gente se va a comprare le scarpe se le compra, se va a comprare l'iPhone se lo compra, anche se, se il marito vi ha 600 euro, spende 700 euro di telefono, e allora fai come ti pare. Ho capito, perché certo, il telefono è, basta Michele, ho il telefono da 700 euro, ho capito, e poi magari c'è una parata così, non dico di che, di culo, però va bene, cioè quelle poi sono scelte, ti tieni l'iPhone 6, sei costato a ride, e tiente una parata di culo, cioè che ti frega, cioè questo lo diciamo tra di noi ovviamente. Però è così, ragazzi. Quando voi vi fate forte di questa cosa, non c'è cosa che tenga. Io le chat che faccio adesso, perché ripeto, io per 2 mesi ho chattato pochissimo, adesso ho ripreso, stesse una che mi dice sì, ma io lo so che arrivo a quel momento e mi dice grazie, sei gentile, grazie, ci penso, grazie, ti faccio sapere. Io sono qui, perché tra 3 mesi tu torni qua. È tornata, mi ha scritto adesso una ragazza, partorito da 2 mesi, Sara, voglio iniziare, non mi sento più io. Adesso aspetterà un altro mese, perché si è dovuta informare, perché voleva entrare, insomma, tutta una cosa così. Però entra, e ci ho parlato 7 mesi fa, ragazzi. 7 mesi fa. È questo. Facciamo queste azioni. Le vogliamo fare queste azioni per 1 mese, 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi, 6 mesi minimo? 6 mesi, ve lo ricordi Adele che ti avevo detto? 6 mesi? Iniziamo, no, non era Adele, era un'altra, scusate. Per vedere i frutti, perché ci sono, è impossibile che poi non ci siano. Se tu ci stai, tieni quel profilo bello, la gente ti segue. Ma se non fai un post per una settimana, per 10 giorni, non chatti, come fa a stare senza le chat? Io muoio. Come fa a stare senza le chat? Punto di domanda, drogate fino all'ultimo momento. Io ripeto, partiamo da 3 contatti, basta. Se ne fate 50, cazzo, arrivate a PMD in 1 anno e mezzo, fateli con voi. Io ho fatti 50 al giorno, 40 al giorno, la scelta sta a voi. Come diceva sempre Cristiano oggi, se ho speso 100-200 euro pubblicità, mi sono venuti 2 contatti, ok, quelli rientreranno. E se tra uno di quelli ci sarà quella che ti fa il PMD in 1 anno e mezzo, 2 anni, che ti porta un fatturato di 300.000 euro, sono tante 100 euro spese. Ovviamente a oggi, non avendoci un rientro, sono tante. Ma cioè, ragazzi, veramente non vi rendete conto, non vi rendete conto di quello che arriva. Non, a noi ancora non ce ne rendiamo conto. Io purtroppo non sono una donna, cioè sì, voglio arrivare, ho le idee chiare. Però non ho questa visione grande, questa è anche una colpa mia, perché anch'io un po' ho sempre paura di essere difetto rispetto agli altri, no? Invece ci abbiamo tanto noi, no? Ho fatto tanto e si può fare tanto insieme. Non guardate mai, cioè, la vedo anch'io l'erba verde, sempre quella del vicino, non è che non la vedo. Però poi sono consapevole che gli altri mi guardano con gli stessi occhi, perché comunque in 5 mesi ho fatto una qualifica grandiosa, in 13 mesi ne ho fatta un'altra, a oggi sto ancora al top dei BCP, quelle che chiudono più clienti al mese, a oggi che potrei stare a fare altro, anche se cioè, non è che te devi stare a grattare, però vedendo la classifica degli ultimi 3 mesi sono al top delle vendite dei BCP e sono un PMD, cazzo. Io ve lo dico sempre, non pretendo da voi quello che ho fatto io, ma oggi Renzini l'ha detto, cazzo, pretendetelo. E c'ha ragione, perché se fate quello che ho fatto io, cazzo, cambiate la vita in 6 mesi. Però ognuno è scelta vostra questa, eh. Io lo dico per voi, perché per me, perché comunque per me, cioè, già Alina ha lasciato il lavoro, a Valeria full time, Emanuela full time, Marita ha lasciato via il lavoro, Maria Concetta uguale full time, Elisa Varoli idem, quindi cioè, per me Adele sta lasciando, no, il Roche per stare in attività, cazzo, questo sono sicura che saranno full time e saranno PMD, cioè al top, lo so, però se io oggi entro in attività e do veramente il 3.000,
lo fa in 5 mesi. Perché le vedete le storie, si vedono, no? Su quel cavolo di profilo di Rosita. Quindi sta solo a voi. Si può fare, io dico, l'ho detto anche l'ultima volta, si può fare. Quindi niente, non so se vuoi aggiungere altro. Valeria, comunque grazie, ecco, lei l'ha detto, la costanza in persona, no? Anche se non ho fatto, no? Chissà quale exploit, no? Comunque ha avuto i suoi alti e bassi. È ripartita la grande con un team fantastico, ma se avesse lasciato, ciao e grazie. Invece non è così. Ci siamo passati tutti da zero al top. Quindi grazie. Poi adesso c'è un'altra vecchia babucca, grazie. Paola Marra. Dove sta? Ah, vista la webcam. Eccola. Oh, aperta che vuoi. La pomodora con i capelli. Mi senti? Sì. Allora, Paola non è mia diretta, non è entrata quindi con me, ma è entrata con Emanuela Carlini. È entrata a febbraio, mi sembra, o marzo, adesso non mi ricordo. Quindi non è che abbiamo avuto subito un collegamento iniziale. So di lei perché c'è stata una diatriba con un altro team, perché lei era stata contattata da un altro team, poi è entrata con noi, quindi per quello sono stata convocata e mi ricordo la sua storia. Però ecco, gli albori di Paola non li so, l'ho conosciuta dopo e anche lei non ci ha avuto mai una scusa, mai una noia, cioè mi chiama, si lamenta, ma cioè, è una cosa per essere bastonata perché a lei gli piace. Non è per altro, non è che se la metta nella carica. Anche la parola. Dall'inizio io voglio che fate capire alle mie ragazze quello che è stato per voi, che non è, no, che loro sono isolate perché non chiudono, perché non chiudeva nessuno. Vai. Allora, mi senti Sara? Io sì. Ok. Allora, io sono entrata, sono entrata a febbraio perché mio marito mi aveva detto di questa opportunità, sinceramente non ci ho pensato un secondo e l'ho colta al volo. Nel giro di 3 giorni mi sono decisa e mi sono buttata subito. L'intenzione mia inizialmente, come tutte le altre, era quella di racimolare almeno quelle 500 euro al mese per arrotondare. Io no. Beh, io sono partita con 500. Io sono entrata per SVMD. Non sono stata fortunata perché i contatti su Facebook erano tutti, avevo paura di quei contatti che avevo perché sempre paura del giudizio eccetera eccetera, ho provato a partire direttamente con la pubblicità. E non, purtroppo non mi ha mai funzionato, cioè non mi ha funzionato per diverso periodo e sono andata avanti con i tag. Non mi sono fermata di fronte a questa difficoltà. E sono riuscita in il mese di marzo a fare subito DDS senza problemi. E niente... Che devo dire, sa? Quello che... Io qua della chat, perché noi ovviamente arrivati a questo punto parliamo un po' più del team, no? Perché comunque abbiamo il team e la problematica, la cosa è quella. Però parla un po' anche delle tue prime chat, cioè delle difficoltà che incontravi e tutto quanto. Questo mi piacerebbe di far capire a loro. Le mie prime chat erano solo ed esclusivamente copia e incolla, interazione pochissima, anche perché io sono partita direttamente con l'attività, il programma l'ho conosciuto strada facendo, nel senso che mi è arrivato il pacchetto, io già lavoravo, quindi erano solo copia e incolla. Sono stata, io mi reputo fortunata ad aver fatto DDS. Mm-hmm.
in un mese, però poi sono arrivata a un punto che ho pensato, no? L'interazione personale è molto importante, nel senso, chi sta da quell'altra parte ha bisogno di essere rassicurata, eccetera, eccetera. Non tutte dicono sì subito, perché è quasi, non è impossibile, ma è difficile trovare una persona che ti contatta e ti dice subito sì. Io mi sono proiettata, ho avuto un periodo di un momento di riflessione prima di fare il CV. Ho pensato, cambiamo prospettiva, io stavo pensando in quel momento alla vendita. E mi ero focalizzata sulla qualifica. Io voglio il CV, lo devo fare. E ho avuto un momento di stop. A un certo punto ho avuto questa riflessione e ho pensato, se io vado a vendere una qualsiasi cosa a una perfetta sconosciuta che mi conosce su internet, non va. Quindi ho cambiato prospettiva dal vendere io ti aiuto, che è totalmente diverso. E da là io sono riuscita a fare il mio CV e il DDS di mio marito i primi 15 giorni di maggio. Bene. Quindi nella chat è importante sapersi proporre in maniera... aiutami, Sarè. Io parlo sempre di entusiasmo, di ascoltare. Esatto. E trasmettere la passione che hai dentro, per, anche se io il programma l'ho conosciuto dopo, però l'ho apprezzato in pieno. E quindi tutto quello che ti ha dato bisogna riportarlo a quegli altri. Poi è normale che ti dicono in chat, va bene, ci penso, passare un mese, 2 mesi, 10 giorni, una settimana, ma tutte ritornano, non c'è niente da fare. Certo, un anno, eccetera, eccetera. Io a febbraio ho chiuso chat, ho chiuso clienti che mi si erano presentate a marzo dell'anno scorso, voglio dire, quando io facevo chat, cacca. Diciamo così, perché erano solo copia e incolla, come dici tu, si vede solo blu. Ero solo io a parlare. Ok, Titino, ciao, ci sentiamo. Però sbagliando si impara, è stato così per me e così per tutte. Non ripeto, non c'è una chat perfetta e c'è solo la tua chat. Ok? Ecco perché esatto. Tanto nel fai chat, non avere paura, parla con la persona che ti sta davanti. E la stessa cosa bisogna farla quando si sponsorizza, perché se tu trasmetti lo stesso identico entusiasmo, la gente la sponsorizzi, ti entra a lavorare, certo su 10 persone magari te ne entrano 5, ma se tu trasmetti l'entusiasmo comunque gli rimani impressa, è la stessa identica cosa. E io questo l'ho notato, perché comunque ho inserito diverse persone in attività e nell'80% dei casi chi ho contattato ha deciso di entrare, poi qualcuna ha avuto... sta facendo il suo percorso, qualcun'altra purtroppo si è arenata, diciamo così, però la stessa cosa. E poi le difficoltà durante questo anno di attività ci sono state, ho avuto anch'io i miei momenti di crisi, ho passato da settembre a dicembre un momento buio. Però poi mi sono fermata, a dicembre mi sono fermata un attimo, non riuscivo a fare, pensavo che il mio CNMQ era una cosa impossibile da... Scusate. Dai, cazzo, che l'hai fatto! Lo so e lo riscuoto pure adesso. Per il bonus, però... È ovvio che l'emozione c'è perché uno l'ha vissuta sulla sua pelle, no? C'è stato un esatto.
cazzo, quegli altri vanno avanti, io no, è come l'inizio questo, no, cazzo, quegli altri vendono, io no, perché, poi cazzo, hai capito che dipende solo da te. Esatto, è stato questo quello che mi ha fatto andare avanti, mi ha fatto fare lo scatto in avanti, perché io mi sono, mi ero bloccata io e non davo possibilità a niente e nessuno di, ma non solo non davo possibilità, non mi smuovevo da quello che era il mio pensiero, cioè io non riesco ad andare avanti, punto. Non c'è stata alternativa fin quando mi sono rifermata, perché fortunatamente ogni tanto mi vengono sti lampi di genio di fermarmi a riflettere, e ho pensato che un'altra strada c'è. Un'altra strada c'è sempre, e infatti io ho fatto CVS a mio marito e il mese dopo, ho fatto CNMQ io. Quindi niente è impossibile, noi abbiamo tutti gli strumenti nelle mani necessari per poter trasformare le nostre vite, ma non solo la vita di Paola Marra o di Sara Settini, parliamo anche delle vite dei nostri figli, dei nostri e dei nostri mariti. È un percorso stupendo, come dice Sara, cioè, qui veramente abbiamo riscoperto un'altra famiglia, ed è bella la sensazione di condivisione quando, vabbè, noi, come diceva, ogni tanto ci riuniamo, diciamo, ducazzate. Non solo di quello, comunque. Ecco, esatto. I mariti si se ne vanno da una parte, noi parliamo di quello. No, però è bello. Non li ascoltiamo qualsiasi cosa. Però è bello, questa è tutta un'altra storia. Cioè, a ripensare a me stessa che va in una fabbrica a timbrare il cartellino o a passare la scheda per fare le 8 ore, ammazzarmi il lavoro e portare a casa 1.000 euro al mese strasudati, io non mi vengono i brividi. Basta, ho finito. Grazie. grazie, come vedete è sempre io che decido, io che ricomincio, io che inizio, io che ci metto tutto il cuore in e ho il questo è come dico sempre io, l'attività non inizia quando apri il codice, inizia quando parti tu, quando parte il tuo cuore, parte la tua crescita, perché è un percorso di crescita questo, no? Dobbiamo fare un grandissimo lavoro dentro di noi per aprirci, per ascoltare, perché siamo abituati a televisione, disperazione, 8 ore di lavoro, un lavoro che non ci piace, nessuno ci ascolta, un lavoro che nemmeno ti guardano sulla faccia o ti dicono grazie, e quindi stare in questa attività dove c'è condivisione, ci sono donne che si vogliono bene e che non si mettono i bastoni tra le ruote, ci sono donne che non si criticano, ovviamente non possiamo essere simpatiche a tutte, ma è comunque grande rispetto. È una cosa nuova che ci dobbiamo abituare, perché non ci siamo nate. E non è facile farlo accettare meno agli altri, no? Quanti vi diranno in che setta siete entrati? Che droga usi? Perché purtroppo sono evidente. Quindi è normale. Uso Juice Plus. Voglio cambiare la mia vita, posso cambiare la mia vita. Grazie Paola. Andiamo avanti, vedo Anna Filomena De Ledda, ha fatto un fantastico video, l'avete visto? Ci sei Anna? Ciao, sì ci sono. Eccola qui. Allora, che lei è entrata, ripeto, io sto sempre entrando in posto, lei è entrata a ottobre con me. Non era mia cliente, ma era già cliente Juice Plus, era una che se ne andava da Coco, se non veniva da me, solo questo, per questo sarei frustata a vita.
Niente, quindi abbiamo costruito insieme le cose, perché da ottobre, no, noi eravamo appena, era un semplice CVSU, data lei questo pacchetto gold, si è comprata 1000 euro dei prodotti la signora, quindi pensate quanto poteva credere già nel programma, nonostante fosse già cliente, ha ripreso tutto, e nell'attività. È stato un grandissimo lavoro su Anna, perché è stata sempre una persona molto timida, penso, anche se ci siamo conosciuti, cioè entrate veramente abbracciate due volte, due o tre volte, però no, siamo state sempre in continuo contatto con lei, sempre in grande rispetto, un grande amore e stima tra di noi, e anche lei ha fatto un grandissimo percorso di crescita. Anche lei è arrivata a questa qualifica fantastica CNMQ, e quindi anche lei ha lasciato il lavoro, adesso parlerà lei, parlaci sempre dall'inizio e poi quello che vuoi tu. Grazie di tutto. Qualsiasi allora, le difficoltà nel, vabbè, all'inizio ho creato un altro profilo perché mi vergognavo anche io. Per cui il consiglio che mi sento di dare alle ragazze è di non vergognarsi, perché non c'è alcun motivo. Cioè, mi rendo conto, perché io sono stata la prima a vergognarmi, per cui ho dovuto creare un altro profilo, nuove amicizie, e dunque all'inizio ho puntato un po' sulla pubblicità perché non avevo contatti, ecco. Oppure postavo nei gruppi o andavo a cercare quella amicizia e vedevo un po' quelle più cicciottelle, gli chiedevo l'amicizia, facevo questo. Il prezzo però non mi ha mai spaventato, l'obiezione prezzo non mi ha mai spaventato, perché anche in negozio, cioè io avevo un'attività per cui anche in negozio c'era l'obiezione prezzo, dunque la gente farà sempre l'obiezione prezzo, però se sai che il prodotto vale... devi pagarlo, perché ti sto offrendo un programma meraviglioso, per cui se ti serve il top non posso darti il base. Ecco, perciò l'obiezione prezzo non esiste. Un po' più sul ci penso, perché la gente non sa mai quando iniziare, non sa mai quando è il momento giusto. Però anche io, prima di acquistare i prodotti, ho impiegato 2 mesi. Perciò alla fine rifletto e penso che sia giusto riflettere, informarsi, e lì mi sono, cioè, sono calmata, nel senso che devo dare il tempo alle persone per riflettere e per decidere di iniziare. Perciò nel frattempo bisogna postare ogni giorno, fare la pubblicità, insomma le nostre azioni quotidiane, e tenere sempre la nostra linea, non provare altre strade, nel senso, se noi pure della nostra strada, che stiamo dando il meglio di noi stesse, è inutile cercare altre soluzioni, perché le scorciatoie non esistono. Poi che altro aggiungere sulle difficoltà? volevo rispondere solo a queste domande sulle difficoltà, magari che si possono incontrare nella chat, perché le ragazze nuove fanno spesso queste domande, io non ce la faccio, guardano le altre un po' non con invidia, ma non riescono a raggiungerle. Posso dire soltanto di avere pazienza, perché i risultati arriveranno anche per loro. Anche per me il CNMQ era una cosa impossibile, forse ci credeva più Sara di me che l'avrei raggiunto, e invece è arrivato perseguendo la stessa strada ogni giorno. Una cosa che invece mi ha dato la visione è il bootcamp, la convention di Madrid dell'azienda. Lì è scattata qualcosa. Quella ragazza sordomuta che è diventata CVS, mi ha fatto emozionare la sua storia. E lì ho pensato davvero, per le sue difficoltà a confrontarsi con le persone, no? Perché ancora purtroppo un po' di razzismo, un po'. E invece ho visto il suo team, e se ce l'ha fatta lei, ce la dobbiamo fare tutte. Questa è stata la mia visione. In effetti, da Madrid mi sono concentrata parecchio sul mio team, ho lavorato molto sul mio team, facendo le hangout settimanali, incontrandoci,
molto spesso, prendendo anche delle decisioni un po' importanti per il team, rompendo un po' gli equilibri, però ho dovuto farlo e questo mi ha portato alla qualifica. Però perseverate, fate le azioni ogni giorno, non mollate mai. Questo è quello che mi sento di dire alle ragazze nuove. Sì, sì, basta. Grazie. Ovviamente il confronto con le altre un po' ci fa sentire inadeguate, che non è adatto a noi. Invece ragazze dovete capire che se cazzo ce la fanno loro, ce la devono fare anche noi. È questo il punto bello di questa attività. Cioè non è che se io sono arrivata, cioè voi vi guardo dall'alto, tanto ce la fate. Qui è sono arrivata io e ti do una mano per salire. Capito? Quindi cioè noi vi capiamo perché ci siamo passate prima di voi. Ripeto, cioè Anna è da ottobre che sta con me in attività, no? Ci sono persone in Luis Plus che sono entrate prima di me, con me, e non sono ancora CNMQ, non sono CQS. Poi rimangono, continuano. Ovviamente tutte le qualifiche che si sono viste questo anno non è stata facile, lo so, ma se ci credi prima o poi ci arrivi. Guardate un esempio come Claudio Capozza, 6 anni, 0 risultati, adesso se guadagna quei 20-25 mila euro al mese sarà lasciato quei sei anni, arrivederci, grazie. Qui c'è per tutti, siamo già, cioè, stiamo scrivendo la storia, e anche se tu sei entrata in attività, sono 3-6 mesi e non hai fatto ancora DBS, non fa niente, lo farai perché stai imparando, non è perché chi sta sopra ormai guadagna, gli altri no, perché come vedete, cioè 7 mesi IMD, allora se guadagnavamo solo noi, quella in 7 mesi non lo faceva IMD adesso, lo poteva fare solo prima. Quindi si può fare qualsiasi cosa. Grazie ancora, Anna. Solo una cosa voglio aggiungere. Scusami, prego. Solo una cosa aggiungo. Perché l'avevo chiesto a Stefano, perché ovviamente il paragone con Sara che è entrata ad agosto, io che sono entrata ad ottobre, lei PMD e io ho fatto il CNMQ soltanto adesso, un po' ovviamente ti senti un po' spiazzata, e chiesi a Stefano, a Stefano Duvalloni, ma tu hai mai avuto un momento di sconforto? Lui mi disse, certo, tutti ce l'abbiamo avuto, ma l'errore più grande è quello di fare paragoni. E questa frase mi è rimasta, nel senso andiamo avanti per la nostra strada, ci arriveremo anche noi, e basta. Brava, brava, perché guarda, anch'io ci si cade nei paragoni perché vedi gli altri sembrano cazzo, guarda queste quanto sponsor. Adesso noi vediamo le sponsorizzazioni, perché io sui clienti non mi frega nessuno. Però sempre a pensare, Madonna, guarda questa quanto è brava, gira, fa tutte quante. Ma chi se ne frega? Senti un po', sono bravissima anch'io, ciao, arrivederci. E quindi è naturale cadere in queste cose, ma amatevi, stimatevi e portatevi sopra a quello che siete, perché ci arrivate. Ci arrivate, grazie ancora. Delle mie vecchiette bagucche, se abbiamo finito, no? C'era entrata Marita, se non sbaglio, giusto? Marita, ci sei? Sì, ci sono, Sara. Eccola, Sara. La signorina, anche lei fresca di... Ma mi senti? Sì, la signorina disoccupata. Grazie. Marita è entrata in attività con me a gennaio, se non sbaglio, mi sembra. Sì? Febbraio. Sì, a gennaio, febbraio. Febbraio. Quando c'era entrata anche Alina, sì. E, è venuta tramite un modello che aveva contattato me per l'attività, quindi è entrata in attività, ha preso il programma. Lei veniva già da Herbalife, quindi comunque ha deciso di provare, dimagrita, malprodotto, eccetera, eccetera. Un avvio molto molto lento, molto molto difficile, a oggi come vedete ha lasciato via il lavoro per Juice Plus, quindi parla solo questo, ragazze, prego raccontaci un po' veramente, ecco, la tua storia, perché è una che ne faccio molto presente della tua storia, no? Vai. Allora, niente,
io sono partita molto a rilento perché ovviamente, cioè, io ho fatto DDS penso a fine estate l'anno scorso, Sara, giusto? Mi pare. Ci ho messo parecchio tempo. Mm-hmm. E quindi poi scagnarate con Sara perché gli dicevo, Sara qui non si carbura, Sara io ho cominciato, però qui non mi concentro. Perché il mio pensiero era di guadagnare e basta, perché ero così stufa del mio lavoro che non ne potevo più. Quindi cercavo una scappatoia per poi insomma dire sì, adesso basta. Mi ha sempre invitato ai bootcamp, io non ci sono mai andata, e lei è andata a Madrid dell'anno scorso, vieni, quando ci vengo, non c'ho una lira, insomma sempre questo pensiero di non avere mai soldi, quindi il mio cruccio era devo guadagnare. Poi a un certo punto sono andata a novembre a Roma e praticamente alla sera del venerdì, mi sembra, o del sabato, non mi ricordo, viene qua Sara, ero con mio marito, mi guarda e mi fa, ma perché lo lasci via al lavoro? E lì la guardi come sei scema. Cioè, e che mi mette a fare? E la mi fa, cretina, fai soltanto Juice Plus. Allora, cioè, la cosa che mi ha stupito è che mio marito ha detto, ma c'ha ragione. E io guardo il mio marito e dico, tu sei un cretino, cioè, anche tu, cioè, ma come fai, no? Quindi, cioè, mi ha spiazzato questa cosa, però mi ha messo la pulce in orecchio. Quindi mi sono messa, cioè, tornata. Dopo un quarto d'ora ho chiamato una mia cliente, Teresa, che Sara, fra virgolette, è risorta perché ha inserito una nuova, quindi, cioè, io ti ringrazio. E praticamente l'ho chiamata entusiasta di questa attività e mi ha fatto, sì, dai, provo anch'io. Lei in 2 mesi ha fatto DDS, cioè una volata. Poi è morta, si è bloccata. Però comunque sta dentro. Ieri appunto mi ha ricontattato dicendo, guarda che c'è una cliente che vuole lavorare, e, insomma, sta ricominciando piano piano. Quindi vabbè. Solo che niente, sono arrivata a CV e sto CVS io lo vedevo tanto lontano, come vedo tanto lontano il CNMQ, perché le mie linee, qualcuna è proprio morta. Però guarda, mi fa tanto piacere sentire la testimonianza anche di Anna, di Valeria, di Sara, di tutte voi, perché veramente mi ha dato una grandissima carica, e mi ci vuole. Ho preso la decisione proprio mercoledì scorso ho firmato il licenziamento. Ovviamente ho scoperto che non mi aspetta la mobilità, perché Juice Plus mi paga i contributi, quindi arrivederci, grazie, ma non mi frega niente, perché quello che prendo qui in Juice Plus, cioè dove, cioè non prendevo di là. E poi niente, no, io mi sono innamorata di questa attività, cioè come diceva Stefano a Hangout che abbiamo fatto parecchio tempo fa, ha detto non lo chiamare lavoro, ma chiamare attività o divertimento, quello che vuoi, perché per me in effetti è un'attività. Io ieri ho sponsorizzato l'omino che mi ha venduto le scarpe, cioè per dirti, no? Allora compra le scarpe, mi fa, madonna, ma ti vedo dimagrita, sta bene? Sì, ho detto, ma che hai fatto? Una dieta? Dico no, faccio un programma. Ho detto dimmi un po', e io ho spiegato la grande linea. Ma stai bene, ma dai, guarda che il 2 giugno facciamo una manifestazione con i sportivi, perché non vieni giù con i volantini, vieni così i volantini, metti i volantini, però capito, cioè interessato sia lui che la moglie, quindi in settimana devo tornare a trovargli e spiegargli l'attività, perché loro sono dentro a un contesto di sport, di calcio, quindi cioè, noi sappiamo benissimo che prendere il frullato prima dell'attività e dopo un'attività, cioè, è fantastico. Io ci sono stata a camminare, ho fatto mezzo frullato e sono tornata, ho rimangiato l'altro mezzo frullato. Quindi, no, ma cioè, io quello che ti ringrazio, Sara. Io, Sara, lo sai che ti adoro, ti amo da morire, sei l'amore della mia vita, perché dopo che ho conosciuto te mi è cambiata proprio la vita. Cioè, ti ho conosciuto che eri una con i capelli corti, che mi parevi mia nonna, adesso sei una strafica, no? Anche perché, cioè, io lo vedo che la gente è contenta, vedo i post di Valeria, i post tuoi, i post di tutte, e ogni giorno c'è una carica in più adesso ho la libertà veramente di fare l'attività sempre, io domenica pomeriggio ero sul mio cavallo in passeggiata e chattavo. Allora mi fa la mia compagna di... Ma te la smetti di chattare e parli con me? Dico, aspetta un attimo, cioè, ho messo le redini sul pomello,
cavallo andava avanti e io shuttavo, insomma, una picata, cioè, voglio dire, no? Oppure come tu pensai che io chiudo i 153 al bagno, la mattina mi sveglio e chiudo i pacchetti al bagno, perché il bagno mi ispira adesso, a parte le cazzate, però... Al bagno è guadagno, come dice Bianca, noi, sì, sì. Sì. Esatto, c'è l'altra signora che mi ha spenta la luce, scusate, sono fuori. C'è chi chatta e allatta, io bagno e guadagno. Quindi niente, l'inizio è stato duro. È stato duro perché è stato duro. Però adesso sono felicissima di far parte di questa, cioè di sto treno. Adesso farò anche il video con il foglio del licenziamento perché mi è arrivato, quindi insomma farò il video su Unstoppable. E niente, devo ringraziare Lina che tutti i giorni insomma mi sta vicino. Io non sono molto presente nella vostra chat, ma non perché non ci voglio stare, perché proprio capito, io da quando sto a casa, che è una settimana, cioè mi devo arpiare, cioè io domenica mattina mi sono svegliata alle 6:30, dico, oddio devo andare al lavoro, cioè ancora c'ho l'ansia, Madonna. Capito, di andare al lavoro, sì. Per cui, vabbè, mi passerà, però no, grazie, grazie, e anch'io arriverò dove stai tu, certo. Sono sicura, prima o poi ci arrivo. Sto sicura anch'io, ve lo dico sempre io, non è, lo dico per tenervi buone, ve lo dico per darvi la visione, perché è così, adesso cambieranno i tuoi ritmi, cambierà il tuo focus e cambierà il modo con cui la gente ti guarda, perché tu hai fatto una cosa da matti. Hai visto anche Alina sotto al posto che hanno detto però il lavoro lo potevi tenere, ma cagava. Guarda, ti posso dire una cosa che te l'ho detto in privato, no? Se ti interrompo, scusa. Il giorno dopo che praticamente non sono andata più al lavoro, mi ha contattato una mia ex collega. Mi ha detto, Mari, cioè, mai stupito, non pensavo che... sì, ne parlavi, però non pensavo che avessi fatto, cioè che facessi un passo del genere. Ho detto, ma io quando dico le cose, cioè, sono sicura di quello che faccio, quindi cioè, non è che vado e mi butto dentro a un pozzo oppure giù da un palazzo e so che sotto non c'è la rete, cioè qui c'è una rete enorme, capito, che è per tutti. Quindi un'altra mia collega venerdì comincerà l'attività, inizierà il programma, comincerà l'attività, un'altra ex collega. No, cioè, per dirti che, capito, cioè, il mio licenziamento è stata, diciamo, un input per far capire che, insomma, che si può fare, si può fare tutto. Così è stato per licenziamento, ancora non è, ma di Roberto, no? Certo. Uno che lascia l'attività, 1.200, 1.400 euro al mese, sei matto? Con chi la mantieni la famiglia? Voglio dire, quindi è molto forte, se ne parla molto nell'ambiente lavorativo di mio marito, no? Quindi avete visto è entrato Daniele, il marito di Paola lavora nello stesso ambiente e ce ne sono altri che chiacchierano adesso e basta. E addirittura parlano di finanza, di cose, perché queste cifre non ci crede nessuno, ovviamente. È normale questa cosa, cioè la cosa che dovete, no? Il punto di svolta di Marina è cos'è? La convention. Gli eventi, ragazze. Venire a sti cazzo di eventi perché cambiano la vita a tutte. A tutte. Una semplice parola, sì, vabbè, io glielo ho detto là, buttavo là al marito, magari lei ci aveva pensato, dice perché il marito mio manco lo considera. Invece, visto che ha fatto quella risposta che non ti saresti aspettata, no? Comunque, no? Io capisco che tu magari lasci al lavoro il giorno dopo ti saresti sparata, perché lo posso ben capire, perché non so che ho fatto, che non ho fatto. Non è facile. Però io ho detto, Marina stava in un ambiente proprio del cazzo, no? Da quello che mi hai raccontato, io poi non lo so. Dove non c'è rispetto, dove non ti guardo in faccia nessuno, anche se c'hai un braccio che non ti funziona devi andare a lavorare, lavora in cassa a un supermercato, quindi capite che questo lavoro continuo, però voglio dire, qui hai altra visione. L'hai visto il webinar di Renzini, Marita? No, non ho fatto il tempo, me lo guardo dopo. Prendi tempo e guardalo e capirai che tra poco sarai milionaria anche tu. Sì, grazie. Quindi, no, ma io grazie anche a te, sì, della prima. Ma grazie a te. Io e lei non ci
conoscevamo, eravamo completamente strane, ripeto, quindi è tutto nato così anche tramite Facebook, anche se abitiamo non così lontano. Sì, quindi mi ricordo le sue chat, ma perché Marita era una che parlava tanto, voleva arrivare a chiudere e non chiudi, se vuoi chiudere non chiudi. Magari lei, essendo nel commercio, aveva un'anima un po' più pratica, però sì. Cambiava anche lei, e quando è cambiata ha chiuso a bestia, perché non avendo un team poi così grande ha fatto queste qualifiche soprattutto per i suoi PCP, perché Marita a oggi vende tantissimo. Una persona che non chiudeva e non ha chiuso per quanto tempo? Da febbraio a agosto, settembre. Ok, sette mesi, ragazzi. Questo ve lo dico. E un'altra cosa, se posso aggiungere, dopo mi sto zitta, dopo giuro non parlo più. No, quello che tu mi dicevi sempre, Mari, guarda che tornano. Cioè, a me mi ha contattato una dell'anno scorso a novembre, e me compra il 153 oggi. Cioè, per dirti, no? Cioè, uno dice, non è vero che tornano, cazzo se tornano, tornano tutte, perché tu comunque sei sempre presente sul profilo, sei tu, vedono i cambiamenti, vedono tutto di te. E dice questa, madonna, ancora dopo tutto questo tempo stai a fare questo? Sì. Allora è vero. È vero. E dopo quando ho detto, guarda che io ci ho anche lasciato il lavoro, ma tu sei scema? No, non so scema. Cioè non so, perché a 40 anni, con più di poco, non so scema, anzi, è una scelta ponderata. Basta, chiuso. Bene. No, grazie anche di questo che hai aggiunto, perché è così, è inutile. La costanza, perseveranza, le azioni pagano. E pagano bene qui. Non è per stare a 1.800, 600 euro. 600 euro è lo stipendio di Marita per lavorare anche i sabati e le domeniche. A vita, prospettiva, zero. Gli ho detto, qui 600 euro li fai in manco 10 giorni, vedi un po' tu quello che devi fare. Ok? Sto facendo qualcosa che ti piace. Grazie. Spero tanto che questo che state sentendo sia veramente di stimolo per voi. Rosa Russo, io queste persone non le conosco. C'è qualche altra vecchia pacucca con noi? Non mi sembra, giusto? Perché non ci sono tutti i nomi, io non lo so. C'è Giuliana? Alina? Vedo Adele, comunque. Adesso volevo far parlare un attimino Adele, così ci racconta un po' anche la sua storia, i suoi alti e bassi, zitta, muovete. E poi c'è Elisa, non c'è questa sera, dopo la frusterò in privato, e Maria facciamo parlare. Vai Adele, adesso parla tu. Ti stai in attività da più tempo. Allora, Adele è entrata in attività ad agosto, se non sbaglio, perché io mi ho detto che agosto entrano le meglio, poi io tutti i mesi entrano male. E lei, abbiamo chattato un bel po' per quanto riguarda il prodotto, poi si è interessata all'attività, aveva già parlato con altri coach, chissà come mai, aveva fatto il giro, oppure è stata contattata da altri coach, questo non lo so. È nato un bel rapporto, comunque ogni tanto mi scriveva, ma mio marito, ci devo parlare, non lo so, mio marito, invece comunque i soldi li porta a casa lei, quindi era il marito, era lei doveva decidere. A un certo punto vedo lei parlare di Roche, vedo sul suo profilo un post come i nostri, dico adesso la frusto, entrare in attività. Vado a scrivere a Adele, così, ciao Adele, sei entrata in attività? No, dico allora che cazzo ci fai questi post?
propongo i miei prodotti, dico che gli vai a proporre quando gli dici vuoi dimagrire, una crema brucia grassi, 12 euro della... Gli ho detto, ma vaffanculo, va. Gli ho detto, dico, entra in attività e muoviti, perché stai già dentro alla strategia, una persona veramente, no? Perspicace, perché per usare questa strategia quando non lo sai, e quindi io ho detto entra in attività, forse forte di questo, o comunque che le altre gocce gli hanno detto leva sti posti e io gli ho detto brava, comunque entrare in attività, un boom pazzesco, 2 mesi, poi sparita Adele, gli ho scritto qualche volta, sparita, doveva sentire sempre il marito la testa sua. E poi è ritornata al fior fiore e adesso stiamo andando verso il CNMQ, quindi lei senza era fermata, era già PMD, comunque gli aspetta tra poco. Prego Adele, ha questo microfono. Te lo apro io, aspetta. È brava, ma con la tecnologia, diciamo. A posto, l'hai aperto tu? Sì, sì. Beh, hai già detto tutto. La nostra, ciao. Sì, la nostra. Hai già detto tutto. Vai, vai. Che no, te devo dire? Non ho detto niente, devi parlare di te, la tua storia. La mia storia, sì, ho contattato, in realtà all'inizio mi hanno contattato delle coach, poi ho contattato anch'io per curiosità. E poi sei arrivata tu. Gli avvoltoi. Io non l'ho contattata, ma ha contattato lei, ci tengo a precisare. Sì, sì, l'ho contattata io. Poi le ho detto sì, prendo il pacchetto, poi sono stata tipo un paio di mesi senza farmi sentire. Poi l'ho ricontattata e poi sono scomparsa di nuovo. E poi dopo ho visto che c'erano tutte queste sponsorizzazioni con questi post bellissimi, con 10.000 commenti sotto. Ho detto, ma lo faccio. E poi alla fine vendo il pacchetto di crochet. Vabbè, qualche coach mi ha scritto togli subito i post dal profilo perché non si può fare. E invece Sara mi ha contattato e mi ha detto ma visto che lo stai facendo, perché non entri? Mi ha proposto l'attività. Ci ho pensato poco, dai Sara. 3-4 giorni, dai, sono stata brava. Ma l'avevamo già parlato. Sì, sì. Quindi sono entrata a metà agosto, penso. Sì. Fine agosto ho fatto DDS e poi settembre ho fatto CV. Dopodiché mi sono spenta, ma in realtà perché non era scattato quel qualcosa. Perché non hai mangiato mai forse il prodotto. Più... Dillo che non hai mangiato mai il prodotto. Mangiato mai il prodotto, è vero. Mai. Ho cominciato a mangiare il prodotto quando sono ripartita, a febbraio praticamente. Sì. Bello conservato lì nell'armadietto, riposto bene. No, e poi in realtà cioè, non facevo niente di tutto quello che bisognava fare. Cioè curare il profilo, curare la pagina, mettere te stessa nel profilo, assolutamente. Cioè, odiavo farmi foto, odiavo fare post, cioè, ero proprio allergica. Poi a febbraio mi sei stata dietro un sacco di tempo, poi alla fine ho detto basta, cioè non è potuto più perché non c'era da fare, perché non lo so, mi ero chiusa, non volevo ricominciare e basta. E poi a febbraio ho parlato un po' con Benedetta, non so, mi si è riaccesa la lampadina, ho detto no, adesso ricomincio. A parte, vabbè, gli alti e bassi che ci sono per tutti, però comunque cioè, sono comunque sempre presente. E come dicevo con Sara, adesso mi piace anche guardarlo il mio profilo, cioè mi piace farmi la foto, mi piace, sì sì, mi piace proprio, cioè io a fine serata me lo vado pure a guardare con le foto che ho fatto. Però da questo, cioè mi rendo conto che con queste cose che poi possono sembrare piccolezze, ho un sacco di contatti, di persone che conosco, che comunque incuriosite da quello che faccio, mi contattano e poi comprano il pacchetto. E quindi veramente mi rendo conto che curare il profilo è fondamentale, cioè l'attività non andrebbe allo stesso modo sicuramente. Quindi ogni tanto però quando non mi vedi, bussa, svegliati. Eh sì, beh, l'ho fatto anche l'ultima volta, no? Era un attimo frustata. Allora, Adele comunque aveva già un profilo fantastico perché ci aveva un sacco di amici.
quindi come metteva un post, i commenti a botta, proprio a botta, perché comunque, no, quando cambi profilo crei curiosità. E quindi lei ha chiuso, anche se non credeva nel prodotto, perché alla fine l'ha iniziato e poi l'ha smesso, comunque il profilo va, per questo vi dico, anche se non ami il prodotto, la puoi fare l'attività, ma poi le fermi, perché non c'hai il perché. Perché le clienti che te se lamentano te iniziano a rompere scatole e basta. Poi sei fortunato a trovare comunque già persone, no, in gamba, come Marzia, come stava Benedetta. Quindi non è detto che se tu non sei pronta non puoi trovare persone fantastiche. Molte dicono, guarda, a me non mi va la pubblicità, non mi va sta cosa, perché dovrei sponsorizzare se non va a me? Invece non è così, perché tu dai questa opportunità. Poi è ovvio che sotto la possono sfruttare o bene o male, però è questo, capito? Poi ecco, lei è tornata, sono felicissima, ma è tornata già, ho iniziato a rimangiare Juice Plus, quindi aveva già deciso e aveva capito da dove doveva iniziare. Il prodotto, ok? E questo è il punto fondamentale. E poi dopo ti nasce da dentro tutto, no? Questa cosa di fare le foto, curare il profilo, insistere, persistere, continuare, fare webinar adesso settimanalmente, creare opportunità, business. E mi raccomando, duplicare nella maniera più assoluta. Siate aperte, date tutto ciò che avete a chi sta nel team. Tutto. Perché è quello che vi porterà al top. E quindi ecco, vi volevo raccontare un po' anche, no, la storia di Adele, perché comunque, no, è una di cui, cioè, faccio, no, i confronti, come è stato per Marita, eccetera, eccetera. Quindi grazie della fiducia, grazie di essere tornata, di non aver mollato e grazie di crescere insieme a noi, veramente. No, anche se nella nostra chat non c'è, Adele c'ha la sua chat, c'ha comunque, inizia a essere un bel team mesh, il suo, perché lei comunque venendo già con attività di network è un po', diciamo, già pronta questa cosa, no? Però molti partono sponsorizzo e comunque non parti, perché se non parti dal prodotto non vai da nessuna parte, non vai, assolutamente. Anche Alina, dicevamo prima, passato questo coso che buttava dentro la gente, ok, il pacchetto, però se tu non gli dai la visione del programma, di quanto è importante mangiare per condividere questa cosa, ti fermi. Quando ti ha comprato il pacchetto, l'ha venduto a mamma e papà, basta. Perché se non ci credi non riesci ad amare, a sopportare, tra virgolette, le clienti, supportare le clienti. Perché se tu non sei cliente di te stessa, non gliela fai, ti rompi le palle, cioè è normale, lo capisco. Se non ami una cosa, ti pesa tutto. Se ami un uomo, apprezzi il bello e il brutto, no? Se non lo ami, cioè, la prima cosa che ti fa un calcio in culo, arrivederci, no? È sempre un ritorno delle stesse cose. Questo lavoro, questa attività è la vostra vita, è il vostro uomo, è il vostro bambino, la vostra dieta, qualsiasi cosa, come vi comportate, è una scusa o una soluzione. Tutto qua, c'è solo da capire, se ti senti sta cosa dentro, è fatta. Ne parli con amore, non puoi non condividere, non puoi non entusiasmare. Anche le più scettiche, no? Anche quelle che ti guardano, guarda sta matta. Sarò matta, io sono contenta. E quindi quando vedo i vostri sorrisi, la vostra determinazione, io lo dico sempre, io mi ritrovo in ognuna di voi. E smettetela di scrivermi in privato, scusa Sara, posso disturbarti. Ma avete rotto le palle, non mi disturbate. Ci sto io per voi, sempre, sempre. Se non rispondo non ci sto, 2 minuti ma arrivo, basta, scusa se ti disturbo. Mi disturba se non mi scrivi, mi disturba se mi ripeti sempre quello. Se mi scrivi qualsiasi cosa, io ci sto, anche un saluto mi fa piacere. Ogni tanto Adele mi scrive ciao e poi sparisce, ma intanto mi saluta.
tesorine. Quindi è così. E poi ecco, ci siamo conosciute per la prima volta al bootcamp, è stato bello veramente, no? Bello, bello, bello. Dopo un bel po' che ci conoscevamo. Quindi abbiamo già passato il distacco, il riallaccio, e manco ci eravamo conosciute. E quindi è bello, bello, ragazzi. Grazie, Adele. Vuoi aggiungere qualcosa? Domande, magari, di qualcosa del tuo team? Vuoi parlare? Dimmi, No, io ho una delle ragazze che non riesce a partire in nessun modo. Nel senso che sponsorizza il profilo, lo tiene correttamente, però niente, cioè non riesce e fa un sacco di contatti, però non ha venduto, sono 2 mesi che è in attività, neanche un pacchetto, non mi guardare così, parla. Come le fa questa chat? Magari le fa perfette, troppo perfette. Non so se hai sentito un webinar di Giada Basi, Stefania Giancardi, e ci credo, cioè quando tu gli vomiti addosso tutto quello che sai. Lei faceva già i brioche o è un'altra fuori da tutto? No, faceva i brioche. Ecco. Faceva anche lei. Ti deve staccare un pochino. Ovviamente vendendo un prodotto, avendo un network da prodotto, tu dai il prodotto. Invece qui non dai il prodotto. Oggi una mi ha scritto, adesso inizio l'altra perché costa meno e più economica. Gli ho detto, io se inizio un programma è perché voglio dimagrire, non perché voglio risparmiare. Per un po' tu, io ho detto, è così. Ovviamente tu prendi un programma per un mese, sì, provo. Le prove non si fanno qua. Qua se vuoi star bene, prendi Gis Plus. Bisogna vedere un attimo. Io se vuoi vediamo qualche chat insieme, facciamo un hangout con lei direttamente. Però tu sai che uno... ci deve essere l'amore spassionato per il prodotto, questo ci deve essere, è quello. 2, bisogna vedere queste chat, se le ascolta, se sta lì, propone, cioè, ovviamente ritornano quelle perché ci staranno, cioè anche, hanno venduto anche dicendo ciao nome o sbagliato, tu magari ti chiami Sara e ti dico ciao Katia perché ho fatto il copia e incolla, ti vende, la gente vuole cambiare, vede il gruppo, il nostro gruppo è bellissimo e ci voglio provare anch'io. E torneranno, però ecco, se i contatti non è detto che può darsi va tutto bene, è solo che ha incontrato persone che magari non erano pronte, però sicuramente c'è sempre da migliorare. Non al momento, torneranno il mese prossimo, sì, quando... su tante chat penso che qualcuna tornerà. Sì, bisogna vedere un attimino l'impronta della chat che c'ha. E ovviamente ripeto, questo lo sai tu, amante del prodotto, assolutamente. Perché se tu stai lì a vendere... Ma questo sì, sta facendo anche il programma. Ok, il programma va bene, però ho capito quello che dico io. Quel programma che ti cambia la vita, come lo vive, no? Dentro questa cosa, insomma. Poi la senti tu in chat, quindi le persone si avvertono come è la cosa. Però ripeto, se vogliamo anche fare un hangout, vedere qualche chat insieme, ma le puoi vedere anche tu, insomma, ci stanno problemi, cioè poi vediamo un attimino, magari gliele chiedi, sì. Magari parla troppo. Lei che cosa ti dice? Vabbè. Che cosa ti dice? Che ha un sacco di contatti, arriva al momento del prezzo e o non le rispondono più o le dicono ti devo far sapere. Normalissimo. Grazie. Assolutamente normale, è solo che possiamo migliorare, cioè il fatto di fare la differenza prima, ma continueranno a dirgli ci penso, non è che ci sta. Sì, questo è sicuro. Ok, grazie. Vabbè, domani magari. Grazie a te. Quando vuoi, un bacio. Allora, la nostra Adele ha parlato, facciamo parlare Maria. Maria. Apri da sola il microfono, quale sei Maria? Eccomi, mi sentite? No, era quell'altra Maria, parla pure tu, dai Maria, che è un'altra, che massilla in chat, ciao Maria, ti voglio bene, non ci siamo viste mai. Io, sono il tuo incubo, lo so.
fa tanto piacere, sono contenta, perché no, veramente, Gualina, glielo dico sempre, è bello perché comunque continui, stai qui, ce devo riuscire, cazzo, però lo sappiamo qual è il tuo limite, te devi aprire di più, vai Maria. Maria non è mia diretta, non è nemmeno una mia, sta un po' più giù, però mi scrive spesso e quindi parla un po' di te. Vai Maria. Allora, io sono entrata non come cliente, ma perché stavo senza lavoro e cercavo un lavoro online. E così niente, cliccando su un post sono entrata in contatto con Andra e mi ha proposto l'attività e praticamente niente, lì per lì non volevo entrare perché quando ho capito che si trattava di prodotti mi ha preso un colpo perché dico no, già ero succube di un'amica mia che voleva farmi entrare nella Stenom i prodotti per la casa, ho detto no, non fa per me, dice ma come, sei commerciante, ho fatto sì però non me la sento e poi invece piano piano ci ho ripensato e la ricontattai chiedendogli se potevo rientrare un attimo a rivedere il gruppo di Unstoppable. Fino a che no. Sì, perché poi ho riconosciuto lì nei video un mio amico che è Capozza. Sì, abbiamo lavorato insieme da ragazzi, lui era magazziniere in un supermercato, io cassiera. Ho detto allora se c'è sta lui è tutto vero. E allora ho cominciato e mi sono buttata. Però ho avuto tante difficoltà perché pensavo sempre al guadagno, sempre al guadagno. Le chat ne ho fatte sempre tantissime, tantissimi contatti. Riuscivo ad arrivare a un pacchetto d'ingresso, a spiegargli tutto, però niente. Non riuscivo a far entrare nessuno. Solo una ragazza che è ancora dentro, però è assente, veramente è un fantasma, la mia Ilaria. Sì, lo vuole fare. Sì, sì. E poi niente, ho faticato, ecco, dicevo, ho faticato tantissimo. Ci ho messo 6 mesi per fare DDS e il mese dopo ho riconfermato DDS perché sono venuta alla convention a gennaio, al bootcamp scusa, a gennaio e lì ho avuto la spinta e ho fatto DDS. Sono ritornata a casa che ero carica e niente, tutte le chat che ho fatto in quel periodo mi hanno portato a fare il DDS. E di conseguenza poi la riconferma è stata molto più facile, cioè subito, proprio perché si sono ripresentate persone che avevo contattato all'inizio, che non mi si filavano proprio, e invece si sono fidate di me e hanno cominciato il programma. E quindi diciamo che ho avuto più soddisfazione nella riconferma del DDS, sono stata molto più contenta, non so perché. E adesso sto cercando di fare il CV, però è un po' tosto. Questo mese devo dire che ho un po' di difficoltà. Faccio tante chat, però non riesco. Ok, allora tu comunque sì, a questo punto le chat le fai, è entrato qualche ragazza in attività molto valida, molto brava. Sì, due. Però ecco, il punto di forza, l'ho detto fino adesso, è il prodotto, è il credo. Se hai visto questi webinar ultimi, soprattutto quello di Regini, Maria, sai che grande cosa, no? Ti sei messa a fare. Quindi io investirei il tutto e per tutto. Tu ci hai avuto un'attività, quindi sai come funzionano queste cose. Cerca di levarti... Io non lo so, non ti conosco, non ti conosco, parliamo, però non so nemmeno la tua storia. Però ovviamente sei da molto in attività... E secondo me per te cioè, c'è qualcosa che ti frena, io non lo so che cos'è o che cosa non è,
non ti dai ancora il tutto per tutto. Come hai sentito le storie di adesso, poi Marita la vivi, no? La vivi in chat, c'è quel momento. Sì, sì. Adesso cazzo tocca a me. Può darsi che per te ancora non sia arrivato, però ripeto, pensa sempre, questo è quello che devi duplicare anche tu, il prodotto in primis, assolutamente, quello che devi trasmettere e ascoltare, perché magari parli troppo o sei troppo puntigliosa, io lo vedo un po' in chat, lasciati andare, conta loro, tu sta zitta, conta loro, segui la chat tranquilla, le metti nel gruppo, obiezioni ok, non essere puntigliosa, e tutto verrà da sé. Però ecco, l'importante è che tu hai i contatti, se non li hai, cerca il modo di averli, però questa deve essere una crescita personale tua. Capisco che più si è, no? Hai passato varie attività, hai passato varie cose, quindi sei un po' più dura, nel senso, non è facile staccarsi da queste cose, no? Invece c'è, date proprio una pulizia a queste cose. E vivila come una bambina, sì, che deve essere ammaestrabile, addestrabile, lasciati ascoltare, affidati a zero, a chi vuoi tu, Andra, Alina, chi vuoi tu, però affidati proprio, lasciati guidare a volte anche dall'istinto, perché io lo dico sempre, ne avete bruciate tante, bruciata una in più e una in meno, non succede niente, prova a cambiare del tutto, oggi non voglio essere me, tra virgolette, voglio essere quella bambina che ci ho detto. Voglio essere quella ragazza spensierata che ho dentro, no? E magari mandare via tutti i problemi, perché lo sto facendo proprio per cambiare vita completamente. Ok? Quindi quando, diciamo, magari, non dico che tocchi il fondo, però risali con una forza assurda, no? E quindi fatte carica di questo, so che, no, in quello che hai passato, nelle varie attività, c'è una bambina grande, anche tu, insomma, quindi puoi cambiare veramente la vita della famiglia tua, lo sai? Non lo so, cioè io sì, sì, purtroppo non ti conosco, non so se ci credi tanto al punto di lasciarti proprio prendere, questo io purtroppo non lo so. Scusami, a crederci no, ci credo. Quello che magari mi stressa un po' è il fatto che di sapere che ci sono tanti problemi da risolvere economici, magari quello sento sempre il fiato sul collo della famiglia, capito? Dice, ma che stai a fare? Ma tu c'hai il mestiere in mano, c'hai avuto tre attività, invece no, lasciatemi in pace, allora sto sempre incazzata, capito? Sto sempre così. Però non, io dico sempre a mio marito, mi ha insegnato un brutto mestiere, sta attento, lasciami in pace, perché se no fa fine del prosciutto. Comunque, sì, sì. E pure oggi, ecco, per esempio, se stavo a parlare, diciamo, ma stai, vai troppo piano, di qua e di là, io ho fatto, guarda, tanto non mi convinci, questa è l'ultima spiaggia. Se va male qua, allora guarda, io abbiamo tutto. Indietro non ci si può tornare. Questa cosa la so, quindi Maria, secondo me, dai il 1000 per 1000. A zitta sti gufi almeno per 30 giorni. Lo so che non è facile perché ci vivi, però cazzo lo stai anche per loro. Quindi lo sai, lo vedi che qui proprio basta quel click per cambiare vita. Ci stai, mi stai da parecchio tempo, hai capito le dinamiche? Sta solo a te adesso. Tanto sei solo tu, Maria, solo esclusivamente tu. Quindi lascia parlo di negatività, ma non nel senso così pesante, i pensieri, no? Godi di questo, come ho detto noi, questo è il sorriso, farlo proprio con il sorriso ti dà un'altra cosa, perché si passa sta cosa. Se invece tu sei un po' pesante, cioè lo fai perché vuoi cambiare vita, però ti senti oppressa, sta cosa passa secondo me. E io non ti conosco, Maria, ma ti ho tirato la più grossa cazzata del mondo, cioè, capito? Per carità, però ti dico a volte che mi può passare, no? Quello che mi può passare,
però cazzo, cioè, tu ci hai avuto l'attività, quanto hai investito in queste attività? Ma non oltre al fattore economico, di tempo, di forza, di qualsiasi cosa. Di salute soprattutto. Fallo anche qui, fallo. Bastano mesi per proprio cambiare. Comincia da domani i tuoi 90 giorni perché cambi, cioè stai già per fare il CV, c'hai già il team, sii esempio per il tuo team. E ispirati da loro, perché comunque sono bravi. Sì. Ispirati da loro. Non sì, sì, sì. Se uno c'ha, non so quanti anni c'ha. Quanti anni c'hai tu? Io ho 44. Non è detto che uno... Sono la pischella. Ma non è detto che uno... Vai, sono 36, capito? Stiamo proprio... Stiamo là. Non può essere sbarazzina, anche se c'è una via grande. Non è detto che uno non può, no? Sentirsi leggera, tra virgolette. Riconquista. Sì, sì. Questo no, è vero. Quella felicità dentro, perché è quella che ti porterà... Qui se non sei felice le cose non vengono, ok? Poi sicuramente sarai felice di quello che fai, se no hai lasciato via chissà da quanto tempo e ci credi. Però parlo con un altro sapore per Maria, non per gli altri, lo dico per te, ok? Ok. Grazie, grazie. Grazie a te, grazie a te. Adesso facciamo parlare quell'altra Maria, quella che si è tagliata i capelli. Ci stai, Mari? Sì, ok. Ok. Va bene, Maria la conosciamo un po' meglio perché sta in chat con noi, sta sempre lì a rompere scatole, è entrata in attività con me a settembre, se non sbaglio, cliente da luglio, una cliente che mi ha dato i dati in 3-4 giorni mentre stavo in piscina, non c'aveva la posta pesa, l'è fatta. Quindi già capite... E, no? Che meccanismo c'ha in testa? Nessuna scusa, solo soluzioni. Maria è veramente un esempio grandissimo per me, anche è stato bello ritrovarmi in tutto quello che fa lei. Alti e bassi ce li abbiamo, non ci mancano. Persone che ci remano un po' contro ci stanno, purtroppo anche su Facebook, ma non ce ne è fregato mai un cazzo. Lei trova una soluzione ad ogni problema, anche se non c'è il problema ha già trovato la soluzione. Poi la sappiamo, la conosciamo tutti, Maria è amica di tutti, usa benissimo il suo profilo, è sempre presente e come vedete questo la ripagava di un profilo molto seguito, i suoi post sono molto commentati, no? Quindi vedete come passa la persona anche su un post, su un profilo, su come si atteggia. Quel profilo devi essere tu e Maria è quello. E non ce l'aveva il profilo nemmeno lei. Vai Maria. Niente, io ho iniziato a luglio il programma. Vi sentite? Sì. Ma quali due giorni, Sara? Sono... stavo in piscina, bene? Venerdì, ti ho contattato venerdì sera, sabato mattina. Sono andata a fare la post pay. Io l'ho caricato lunedì allora l'ordine. Dillo. E niente, ho iniziato anch'io da zero. E mi ha aperto il profilo mio marito. Avevo un Nokia che non so veramente, cioè aveva 10 anni. Invece mi ha regalato il telefono, mi ha aperto Facebook. Ero proprio contraria alla tecnologia perché stavo dalla mattina alla sera in un negozio, facevo la parrucchiera e quindi non mi interessava proprio la verità. E quindi niente, mi ha aperto questo profilo e mi sono trovata i posti di Sara. E da lì è iniziato tutto, quindi avevo ma nemmeno 15 amici, che erano le amiche d'infanzia. Ho iniziato. La cosa che io sinceramente dall'inizio non ho provato vergogna di fare di mettere i post di quello che stavo facendo, no?
Assolutamente. I miei amici mi chiedevano: ma che ti sei messa a fare? Cosa vendi? E io, zero. Sono stata un po' sempre, tra virgolette, la pecora nera, come dicono loro. Quindi sinceramente li ho lasciati stare, non volevano essere taggati, li ho eliminati, l'ho bloccati io. E la stessa cosa capita anche con i familiari, ma non me ne frega niente, io vado avanti. E secondo me la mia visione non è cambiata dall'inizio, soprattutto perché a settembre ho aperto l'attività. Ottobre c'era il primo evento, io da quando ho iniziato non sono mai mancata ad un evento. Con tutte le difficoltà, anche io ho due bambini, mio marito esce di casa alle 5, non so se avete visto il bacio che è venuto prima a salutarmi, è rientrato alle 10:30, quindi zero scuse. E dal secondo mese di attività ho lasciato subito il lavoro. Perché ho visto, è la cosa più bella per me, è veramente stare con i miei figli, perché non li vedevo mai, uscivo alle 9, cioè uscivo, attaccavo alle 8, quindi ritornavo alle 8:30, 9 di sera, quindi non mi sono cresciuta, il mio primo figlio non l'ho mai visto, e quindi quando mi sono vista anche un'opportunità del genere, a prescindere dal livello economico, però ho detto, tanto si eguaglia l'importo economico, no? Perché non pensavo proprio che arrivasse a questo, no? Cioè, altre cifre. All'inizio ho detto, vabbè, 500 euro li prendo in un negozio, 500 euro li prendo da qua, chi se ne frega, sto con i miei figli. Tanto la passione rimane dei capelli. E quindi io a ottobre ho lasciato subito. Ho lasciato subito e vado. Nessuna vergogna, nessuna, non mi faccio, non c'è nessuno, cioè nessuno si può come posso dire, nessuno interviene in quello che faccio, perché non lo faccio entrare, non lo faccio intervenire, e discussioni ne ho anche col marito, perché si sente, cioè non sente le attenzioni prima, ma tanto lo capirà, perché ama, ti segue davvero. Lui lo sa che io lo sto facendo per me, per loro, per tutti, quindi rimarrà, altrimenti divorzio. Che ti devo dire? No, però è vero, non mi importa proprio di quello che dice la gente, è bello. Mi dispiace. Devo dire che Maria non ci ha avuto mai problemi con le chat. È una che ha chiuso sempre tanti clienti, ma con il suo entusiasmo, anche se non sapeva chattare. Io gli ho fatto vedere come si fanno le chat, abbiamo visto insieme, gli ho detto come si fa la pubblicità, e poi non ho fatto altro. Quindi lei sì, ha fatto qualifiche subito, ha chiuso sempre subito tanti pacchetti, perché ci ha messo l'entusiasmo suo. Quindi tanti possono metterci già la bravura nel vendere, e quindi vendono all'inizio, tanti vendono a chi conosci, e molte vendono l'entusiasmo, cioè vendono perché sono entusiaste di quello che stanno facendo, e le persone vengono coinvolte, quindi ognuno ha una sua parte speciale, no? Quindi niente, Maria fa questo, che comunque l'entusiasmo, che non si ferma da nessuna parte, anche noi, no? Ci sono gli altri, ha avuto anche lei alti e bassi, ma no, non ce ne frega niente. Quindi io mi ritrovo molto nel suo percorso. Se devo guardare indietro, io non lo so, penso di non essermi lamentata mai, nemmeno quando ho perso veramente tanto, perché ho perso una gamba da 60.000 euro, ragazze. Quindi potevo dire che il mio business era veramente messo a dura prova, però non mi ha fregato niente. In 3 mesi ho recuperato tutto. Quindi veramente abbiamo l'oro dentro. E se senti che questa attività te tira, non si sa dove, ma te tira tanto, che non puoi farne a meno, hai trovato la tua strada, no?
è un'attività, penso per me come per Maria, un'attività che ti fa sentire viva, ti fa sentire realizzata, hai trovato la tua strada, stai costruendo il tuo impero, tra virgolette, no? È bello perché o ci metti un mese, due, tre, sei, sette, un anno, ma chi cavolo se ne frega? Lavoriamo una vita, un lavoro di merda, ok? Che ci fa stare lontano da casa. È vero che stiamo a casa, è come se non ci stiamo, lo so bene, ecco, lo so bene. E quindi da... No, no, Mara, guarda. Quando, vedi? Ecco, li vedi? Quando vedevo queste ragazze che facevano i post, ah, io sto, passo del tempo di qualità con i miei figli, passo, finalmente sono libera, ma che cazzo sta da dire, io non c'ho un minuto per me, non c'ho un minuto, e lo dicevo a Claudia, dica Claudia, ma che cazzo dicono? Perché, vabbè, come le nostre post che facciamolo, non, io mi sono azzerata, è da poco che rivivo un po' in famiglia, tra virgolette, ma anche ora ci vivo poco, come vedete, ecco, sto qui, magari adesso posso sparire un'ora, quello è vero, perché prima non lo facevo, però, cioè, ripeto, questa è la vita mia, è il lavoro della vita mia, adoro quello che faccio, adoro tutte voi. Mio marito lo capisce, anche lui non è che a volte si arrabbia perché magari non lo ascolto, però so che tra un anno, sei mesi, non frega niente, cioè, sicuramente non lascio perché adoro quello che faccio, però so che sarà sarò più tranquilla e vedere voi che lasciate il lavoro, che credete così tanto, non è che mi dà sicurezza al mio business. Mi dà felicità perché ho trovato persone come me. E vi dico che Maria è venuta da un contatto che Elena, me lo ricordo, no? Tu sei venuta tramite Elena, giusto? Perché lei mi ha visto, no? No, no, ti ho visto. Allora, lo sai che è successo? È che Elena ha messo un mi piace su un post tuo. No, ecco, io con Elena facciamo un fatto... Sì. Mi è apparso sulla pagina a me, perché giustamente sul profilo, che giustamente non avendo mai cliccato su queste cose, io non mi ero uscito mai. No, però parlando con una cliente che poi non ha comprato, vabbè, è diventata adesso cliente e lavora con Maria, però mi ha portato Maria. Quindi, anche, come diceva sempre, non è detto che sponsorizzo e magari spendo i soldi, non chiudo, però ecco, ti trovi la persona che ti cambia il business. Quindi c'è solo da prendere tutto a braccia aperte, tutto quello che viene. Quindi ecco, questa è la determinazione che non ferma, manco il muro che ferma. Tanto il muro, chiappo la pala e scavo, o più il martello e scoccio. Questa è l'attività, questo è quello che vi porta in alto. Non c'è un muro, che cazzo faccio? Se ti viene da dire che cazzo faccio, Sara, guarda, troviamo una soluzione. Questo che si fa, Sara, l'app, Adele, quello che è, insomma, chi è che sia. Se ti trovi in difficoltà, ma se stai qui con le unghie e con i denti, prendi un martello e inizi a rompere il muro. Perché è vero che iniziamo ad essere tante su Facebook, ma... La qualità è la qualità, la quantità è un'altra cosa. E noi siamo di qualità. Questo a me piace molto. Tutto qua. Vi ringrazio sempre. Grazie. Vuoi aggiungere altro? No, no, grazie. Abbiamo svegliato. Hai visto che dico dei figli lo stesso? Poi andiamo in diretto al volo. chi c'è? Benedetta. Ne vado di... Benedetta, ci sei? Chiudo sì. Benedetta, la mamma che si sente meglio, parlo con questo qua di mamma che si sente meglio, ma c'ho sta luce sparata. Benedetta è
un contatto di Adele, no? Quindi Adele si è presentata prima, nel mentre che è sparita Adele ci siamo comunque rimboccate le maniche, la ragazza giovanissima, anche lei determinazione pura, anche lei è iniziata con un profilo fake, fortunatamente gliel'hanno bloccato subito, fortunatamente, e allora dice guarda un po', ci metto la faccia, ok? Lei lavora, ripeto, tanto con i gruppi, della linea che seguo io, quindi si è staccata un pochino, perché io comunque con i gruppi non ci ho mai lavorato, e vedi che funziona, ecco perché noi non siamo legge, noi siamo esempio, ma c'è tanto da fare anche fuori, Instagram, cazzi vari, e niente, 22 anni, 21 anni che sia, ha fatto tantissime cose, stiamo lavorando per il CVS, sembra quasi irraggiungibile, sta lì e passa il mese, cazzo, però arriva. Questo stai sicuro, tesoro, perché stai veramente... Quello che ha detto lei, io esco dall'università e c'ho il lavoro. Bene, prego. Vai Benedetta. Sì, allora, il CVS sì, ogni volta lo rincorro e poi lo manco una volta per poco, una volta per un po' di meno, però lo manco, vabbè, ma non c'ho fretta. E niente, questo mese... E sto trovando tra virgolette un po' di difficoltà più che altro perché stando agli sgoccioli dell'università, ultimi esami, tesi e cavoli vari, quindi è un po' difficile conciliare il tutto. Quindi questo mese più che ai clienti mi sto dedicando al team, però oggi ho visto l'hangout di Cristiano e ho imparato una cosa che sarà il mio one simple change, e usare l'area formativa, parlare di meno e mandare nell'area formativa. Brava. Cosa che non ho fatto e farò. Okay. E me la studierò per bene e userò quella, perché comunque gli strumenti ci sono e è giusto che vengano usati. Quella magari la trascuro un po', cioè tendo magari a starci sempre io, però poi mi accorgo che se mi assento un attimo perché devo fare una traduzione di cinese o qualsiasi altra cosa, panico. Adesso le ragazze stanno in questa video chat, quindi sentono quello che dico, vedono, eppure loro lo riconoscono che magari, ecco, dipendono un po', e quello che vorrei creare io è... c'è un team di persone indipendenti. Bravo. Io ci sto sempre per qualsiasi consiglio, qualsiasi cosa, quello sempre. All'inizio pure è normale, cioè loro mi dicono no, io ti disturbo, no, è normale che mi chiedi i pacchetti, mi chiedi le cose, è normalissimo. Però andando avanti col tempo, se diventano indipendenti, cioè è bene per loro e è bene per me. E che volevo dire? No, questo poi da... Cioè, da quell'hangout veramente oggi mi ha sbloccato parecchio, perché questo mese magari ho perso un po' il focus, come si dice, perché troppo distratta da esami e quant'altro, però, cioè, ecco, magari ritornare a fare quelle chat che facevo all'inizio, che mi ci mettevo di più, serve. Perché poi cioè, più le fai e più impari, magari all'inizio, ecco, come dicevano pure le altre prima, e come ha detto pure Paola, era un semplice copia e incolla, e cioè chat lunghissime, script lunghissimi, mandavo quelli, quindi era tutto blu la chat. E usava tutti gli script, tutte le obiezioni che erano copia e incolla, lei le usava, anche la cosa di prendere, sta finendo, c'ho la promozione, c'ho questo, io non mai usate. Di tutto, di tutto, ho inventato di tutto. E magari all'inizio, cioè, ho bruciato tantissime chat, però ho visto pure, come quando ha detto prima Paola, che è tornata una ragazza dopo 8 mesi, quindi proprio all'inizio che ero entrata, e con le chat brutte, quindi è rientrata con quelle. E gli hai venduto un pacchetto più grande? Succede sempre, certo. Sempre così, eh? Te sei bruciata prima, adesso me demagno.
Ecco, sì. Certo. Poi ho visto che, cioè, più fai comunque le chat, più parli, più ti rendi conto di come devi rispondere. Cioè, non che ci sia una regola, però cioè, tu ti rendi conto di quello che trasmetti, magari trasmettere più sicurezza alle persone, quando ti alzano l'obiezione del prezzo. Io all'inizio questa obiezione mi frenava tantissimo, perché io ho 22 anni, sono entrata non per il prodotto, cioè non per dimagrire, ma perché ho visto una possibile attività lavorativa, e comunque per me investire i 130 euro del pacchetto iniziale è stato un po', cioè era tanto per me. E poi però mangiando il prodotto e le premium, cioè là poi ti rendi conto di quello che è. E così, cioè, per me l'obiezione prezzo pure riesco a scavalcarla in questo modo. E all'inizio mi bloccava, adesso non più. E pure quando mi dicono poi ci penso, ok, ci pensi, però se inizi adesso, la settimana prossima hai, che ne so, chili in meno. E questa frase, pure se è banale, stupida, così, però ho visto che funziona. Cioè, tante persone poi, ok, allora inizio, se la metti così, inizio. Poi una cosa che cioè, mi piace tanto come uscita, come quello che è venuto fuori, insomma, è il mio gruppo di clienti, proprio perché pensavo pure al fatto del follow-up che dicevano Stefania e Giada nell'altro hangout. E di quello sono tanto contenta, perché il gruppo di supporto, cioè il gruppo della chat delle mie ragazze, insomma, va tanto, si aiutano tanto tra di loro, e poi c'è anche Elisabetta all'interno, che noi l'avevamo, io e te l'avevamo adocchiata da parecchio e si è convinta solo adesso, e ce n'ho un'altra che l'ho adocchiata da parecchio e si sta convincendo. Anche Monia che mi scrive, non te l'ho detto più, ma ogni tanto mi scrive, da quando io ho scritto quel giorno, non mi ricordo perché ci siamo... Sembra molto interessata, eh? Basta spingerla un attimino. C'è l'obiezione prezzo anche lì. Lo so. La scavalchiamo. No, devo dire che Benedetta ha sponsorizzato tante clienti, è proprio brava, quindi sicuramente quella chat di clienti funziona bene, bene, bene. Poi ovviamente mica tutte so, bisogna vedere, no? Un attimino, la stessa cosa che una cliente ti può portare una persona... fantastica per il tuo business, magari sempre un tramite. Non siamo noi a dover dare la visione, cioè la visione sì, ma il perché no. Quindi tu hai dato una visione, se non c'è un perché dietro non è colpa tua. Esatto. Io ho un team grandissimo, grande, 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 però tante stanno lì. Questo mese sono stati chiusi molti codici di persone che stavano in attività e non facevano più niente. Quindi è una cosa normalissima. I no, i non ci penso, i non adesso, delle persone, delle clienti, sono come... cioè, ci stanno per l'attività e ci stanno per il programma, stessa cosa. Quindi mai, mai, mai demoralizzarsi e mai pensare allora non sono brava io, non è quello. Non è essere bravi o meno, è una questione di atteggiamento, no? Quando cambi l'atteggiamento, il mindset, la positività, come diceva oggi Cristiano, tu devi essere esempio. E basta. Sì. E basta. Tu non ti devi... guarda, all'inizio l'ho fatto anch'io, no? Ero amministratrice delle pagine, facevo le chat per loro, chiudevo per loro... Lo fatto, si fa, è normale, perché tu c'hai sta cazzo di visione, sai che funziona e vuoi far vedere che funziona alle altre. Porca miseria, guarda, te le chiudo io. E l'ho fatto anch'io, non è che non l'ho fatto. Però poi capisci che quella persona non è la sua attività, ma ti guarda a te e basta. Qua, però anche qui bisogna sbagliare per iniziare col piede giusto e poi ricominciare con due o tre persone fantastiche
innamorare follemente del prodotto che magari ti danno quella spinta in più anche a te. Scusa, se ti ho interrotto, prego. No, tranquilla, ma Cristiano pure l'ha detto, ogni 20-30 trovi un'aquila, quindi dai, la strada c'è, ce l'abbiamo da... Farò il conto, vi dirò anch'io la percentuale. Comunque io di aquile ce n'ho tante. Tante. Ma più che altro, cioè, io quello che dicono, perché sì, magari una trasmette la visione dell'amore per il programma, perché cioè alla fine io non ci avevo bisogno, però i benefici li ho trovati comunque, cioè alla fine io mangio il Juice Plus, lo vedo, cioè, lo vedo proprio su di me, e, però io dico sempre, io ho 22 anni, sto studiando, sto all'università, ultimo anno, vabbè, quello che è. Ma però io ho 22 anni. E vabbè, intanto sì, studio, andiamo pure in Cina, no? Ci espandiamo pure di là. Juice Plus, dico. E all'inizio c'è mamma che è qua presente. Berta, fantastica, tesoro mio, perché così è cambiato veramente la vita. Sono una delle poche mamme che è stata sì per l'attività. E no, dice, ma sei matta? Ti distrai, ma sai benissimo che Benedetta sa dosare tutto, è una persona molto... È stato il viaggio di Madrid. Vabbè, però comunque l'attività ci sei entrata tu prima, no? Poi ha messo le reti di Benedetta, ok, però comunque sì. È partita. Però Benedetta, va bene, aveva tutto questo entusiasmo e poi il viaggio di Madrid è stato offerto gentilmente da Benedetta alla mamma. E diciamo che io sono venuta per capire bene come funzionava questa attività e lì sono stata attentissima. Poi mi sono presa un mese per studiare tutto. Io ho comprato anche libri. Io sono una grande lettrice. Basta che ti mangi il Juice Plus, Roberta. Sì, poi è vero, l'ho provato anche su di me. Comunque ho comprato dei libri su tecniche di vendita, su quello che il cliente vuole. Sì, sì, io sono così. Tu mi dirai. Sì, prego. Perché bisogna studiare, secondo me bisogna studiare prima e poi è fondamentale, per me è fondamentale. Sì, Roberto. Essere un po' è fondamentale. Non è che non c'hai ragione, ma se tutti ci mettiamo a studiare prima di partire, se io devo essere pronta per partire, in parte nessuno, Roberta mia. No, io l'ho fatto, mi sono presa questo mese, l'ho fatto. C'hai l'idea che è bravissima, quindi va bene, lo puoi... Allora, no, io ho una cosa, noi siamo mamma e figlia, quindi io quando le chiedo qualcosa lei mi risponde male. E allora diciamo le difficoltà che ho avuto adesso da quando che chatto è che mi veniva il panico quando mi contattavano 3-4 persone e dovevo chattare perché poi io non avevo neanche il profilo Facebook e quindi non sudavo proprio. Invece ho notato una cosa con il passare del tempo, che fondamentalmente le persone vogliono essere ascoltate. Questo è fondamentale e quindi il fatto di ascoltarle mi aiuta tantissimo. Bene. Questa cosa l'hai notata sui libri, questa cosa? No, chiaramente no, però ci sono delle tecniche. Però ci sono delle tecniche. Formarsi, studiare, crescita personale è il top. È fondamentale. Però non è il segreto per partire. No, devi fare tante altre. Per vincere. Il segreto è vivere questa cosa. Ecco perché è adatta a tutti. Anche chi non ha competenze, chi è zero, chi non ha manco la licenza media. No, questo sì, sì. E poi... le lasciamo così per aria, va bene. Poi chiaramente magari essere mamma aiuta e avere una certa età aiuta, e anche questo aiuta. Però la cosa fondamentale è che le persone vogliono essere ascoltate. Questo è fondamentale. Bene, diciamo comunque sempre. E quando lo capisci è fatta. Infatti mi ha detto Benedetta che chatti e chiudi adesso, cioè una lieva molto brava, mi ha detto.
Sì, no, ce la devo superare alla grande. E poi non penso mai al guadagno, questo per me è fondamentale, perché penso che quello non ti aiuta. Beh, una cosa, no? Abbiamo parlato stasera, abbiamo mai parlato di guadagno? No. No. E quindi è questo, noi parliamo di entusiasmo, di condivisione, il guadagno è una conseguenza e basta. Certo. Cioè, ovviamente lo facciamo per questo, no? Tra virgolette, perché, certo. Però cioè, il 10 è bello vedere quanto hai preso, però è un'altra cosa, noi lo facciamo per altro, no? Per arrivare, per cambiare vita, ripeto. Adesso l'ho detto per via del mese, del mio stipendio, del mio bonus, perché alla fine uno dice sì, è un mese moscio, ma cavolo, cioè, a metà mese ho già fatto tutto io, no? Però cioè, per me è passato proprio in secondo piano perché c'ho da fare altre cose con voi. E questo è bello che poi è solo questo. Adesso dovete venire sugli abbigliatori, scusate. E quindi, bene, sono contenta che sei entrata anche tu, Robè, un po' vieni qua, sei entrata anche tu in attività, perché quando le condividi le cose è bello. Mia madre non mi è mai venuta contro, però non si è mai interessata a questa cosa, assolutamente. Lei fa la parrucchiera e ogni tanto dice sempre sti figli, lascia lo sbaraglio, però per poi le scatole per questo, però mamma mia, è normale. Però mamma sono... È bella la foto tua, ripeto, sia dall'inizio aver preso il codice a nome tuo, averne parlato con Benedetta, non so se adesso è stata proprio Benedetta subito oppure comunque ci sei stata tu di tramite, che tu non gli abbia messo i bastoni tra le ruote, perché molti... Io avevo soltanto paura che lei si allontanasse un po' dall'obiettivo che era lo studio, invece ha dimostrato che non è stato così. Però a oggi, no, Roberta, tu che hai visto la convention, segui noi, è ovvio che lei deve finire l'università, perché comunque sarà una cosa che gli piace, però alla fine che cavolo di obiettivo o futuro gli può dare quel pezzo di carta, a oggi? Certo, certo. Una grandissima vita di gavetta. Poi ecco, non lo so, sicuramente viaggi perché ti piace, ma sei comunque condizionata a un posto di lavoro, ti devi adattare, devi essere sfruttata perché sei giovane e quindi devi lavorare a zero perché devi fare esperienza. E invece qua, 22 anni, cavolo, adesso te lo faccio vedere io. Certo. Quindi è bello anche per questo, no? Tutto qua, quindi grazie a questa coppia bellissima, sorridente. Aspetta, la cosa più bella, ultima cosa, la cosa più bella è che qua io faccio le qualifiche e io non risulto, quindi c'è mio fratello, il mio fidanzato, mamma, quindi sul palco ci vanno loro, no, ci vado io. Non so, lo so bene questo. Però i soldi se li prende lei, Sì, so tutto, so. Però è ovvio, una stima anche di questo, beh, adesso entrerai in qualche modo, cavolo, no? Ti tocca, un altro codice ancora, così morimo, oppure se prendi il codice di qualcuno, qua. Quindi grazie anche a voi, insomma. poi, mo finiamo un attimino al volo, Raffaella c'è? Lucia non ti addormenta, Te vedo, non so se ci sei o non ci sei. Aprite il microfono, Raffaella o Lucia. E comunque questa cosa che ha detto Roberta mi piace, mi devo formare, ho aspettato un mese, poi se in pratica ha detto, adesso ho capito che bisogna ascoltare perché ho chattato. E quindi capite che il segreto è chattare. Ovviamente il lato personale, la crescita la fate. Più la fate, io ho fatto il corso di Max Damioli e ho cambiato tanto lì, ho cambiato veramente tanto, però la prima cosa che ho detto, se avessi fatto Max prima di PMD, il PMD l'avrei rallentato un po', perché io l'ho fatto proprio a occhi chiusi, cioè tipo chiudi gli occhi, corro, sbatto, sempre con amore e rispetto, questo è, io ti dico nei confronti miei, di grande focus.
il lato personale poi mi ha fatto capire che comunque c'è tanto da migliorare, c'è un mondo da esplorare e è bello anche la coscienza di sé e degli altri. Quindi leggete e formatevi, questo sì. Però non è detto che se non sai queste cose non puoi essere grande, non puoi fare grandi cose. Tutto qua. Raffaella e Benedetta, no, e Lucia, ci siete? Lucia sicuramente si addormentava vista la gravidanza, sicuro. Eccoli, ciao! Siamo tanti? Bene, bene. Aspetto sempre una, io lo sai, eh? Sì. Piano piano, arriva. Raffaella entrava in attività con me, grazie a quella che deve entrare in attività. Sì. Anche ecco, tramite una mia cliente, Raffaella, è diventata cliente. Anche lei mi ha tassato le domande che non vi dico. Non è che mi ha fatto sentire tanto, perché ha iniziato, mi ricordo ci siamo sentiti adesso luglio, agosto, entrata a settembre. Sì. Cioè, ecco, no, adesso non è che... Il 30 di settembre sono entrata. Mezzo il pacchetto con la mamma di questa, con quell'altra di sotto e di sopra, e poi entrare in attività. Lei comunque il prodotto lo ama, lo so, perché comunque ho avuto i risultati, anche lei è giovanissima, ha deciso di lasciare l'attività, quindi ha capito già tante cose, ha visto tante cose. Avete visto il webinar di Cristiano voi? No, non ancora, per metà, è troppo lungo. Non è troppo lungo, vedetelo. Vediamo più tardi. Sì, quindi l'avete già comunque capito. Sì, sì, un metà. Quindi vai, parla quello che vuoi dire tu, se vuoi raccontare un po' l'inizio, come vuoi tu. Allora, io ho iniziato il 30 di settembre. Ci ho messo pochissimo, cioè ci ho pensato pochissimo, sono entrata tramite un'amica alla quale era stata presentata l'attività da Sara. Viene un giorno allo studio, no questo non lo sa nemmeno Sara, questo piccolo pezzo di... Sì. Mi viene a trovare allo studio e mi dice, senti guarda qua cosa mi ha mandato Sara, io non ci capisco niente, aiutami. Si presenta con un file dove c'erano dei pacchetti scritti che erano poi presumibilmente i pacchetti d'ingresso e voleva essere spiegata da me di cosa si trattasse. All'inizio non ci ho capito un tubo nemmeno io, quindi ho detto ok, chiedo a Sara, vediamo un po' se ci capisco io qualcosa. Questo è stato chiedere a Sara che mi sono praticamente io immedesimata al posto dell'amica. Ho detto cavolo, cos'è questa cosa? Se non entri tu entro io, ciao. Ok, io ho detto se non... In effetti ho detto se... E lei era abbastanza indecisa, titubante, ho detto io ce la posso fare. Tra l'altro ero in un periodo in cui volevo lasciare il lavoro, non mi trovavo più bene, quindi ho preso la palla al balzo. Ho detto io ci provo, non ci ho pensato più di tanto, infatti sono andata immediatamente in posta ad aprire un conto perché non ce l'avevo. Vero. E ho fatto di tutto per farmi prenotare anche il giorno che volevo, perché volevo a tutti i costi entrare entro la fine del mese. Bravo. Quindi ci ho creduto dall'inizio, non mi sono spaventata delle cifre, non mi sono spaventata di niente. Mi sono buttata e basta, perché comunque dopo 6 anni di lavoro, io lavoro da quando avevo 18 anni, non trovarmi in tasca una lira, vedere quelle storie era fenomenale. Poi un'unica storia ho visto subito. Dopodiché ho contattato Sara, ho detto no, io voglio iniziare, quella che mi ha fatto vedere la mia amica, quella di Tiziana Vecchi. Ho visto 2 minuti, mi sono messa a piangere, ho detto ok, non voglio vedere più niente, basta così. Cosa devo fare? Dove devo firmare? Cosa devo fare? Come si fa? Come si inizia? Mi sono iscritta, ho pagato le mie 60 euro e poi ho iniziato a fare una sfilza di domande a Sara. Ma sicuro, poi...
tutte le incertezze sono nate dopo che mi ero iscritta. Certo. Però Dato in un mese ho fatto il DDS, dire, no? Dopo due mesi ne ho fatto un altro DDS a mio fratello e ora CV, quindi sì, cerco di andare il più veloce possibile perché ci credo. Lei comunque ha venduto a persone che conosce e che avevano parlato anche con me, però per dirvi questo, cioè io stavo veramente contenta che avessero partito con lei, non so adesso che risultati hanno, mi ricordo Feliciana, giusto? Sì, Feliciana, mia zia. Sì, avevo portato un po' di contatti miei. Sì, sì, a no, Sara. No, per dirti chissà come stanno, nel senso, durante il percorso, così era una curiosità mia. Però anche per dirvi questo, che non è che devi pensare, oddio, come sta a prendere i contatti, oddio, so clienti, no? Nel senso, invece è bello questo, far capire che comunque se sono arrivati a te è perché grazie a Raffaella. E quindi è giusto che l'avessi chiusi Raffaella, sia per stimolarla, sia per... Cioè, le cose giuste vanno bene dappertutto, sempre. Non pensate, anche tante pensano, no? Dici, adesso prendo il pacchetto, lo carico io perché l'ha preso da me. No, cioè, il bello è che più dai, più ricevi comunque. Questo... Non mi riferisco a nessuno, però ve lo dico perché a volte magari si può pensare questa cosa. E sì, è entrata la domanda, abbiamo chiuso, abbiamo fatto le qualifiche, un momento un po' di fermo anche per te, un attimino da rivedere, no? Insieme, la chat, e poi mi ascolto. Sì, sì. Siamo partiti e non ci fermiamo. Ecco, oggi ci scrivevamo con lei, mi ha detto, la pubblicità che mi hai dato non funziona, se non altro va benissimo, madonna, io ho detto, no? È così che funziona, io ti do pronta, ma voi vi dovete esprimere in una maniera più bella. Emanuele, come va il gruppo? Bene, bene. Bravo, continua, eccetera, eccetera. Oddio. Che succede? Penso che ero io. Sì. Qualcuno ha preso lo schermo. Non abbiamo l'anteprima, però si sente. No, sì, ma qualcuno, you are Anisora, ferma, non so che hai fatto. Stai condividendo lo schermo. Aspettate, The screen, do you want to, this will stop all the screen sharing, yes. Aspetta, screen, share screen, che cazzo devo fare? Scusate, ma select the windows, non lo so, qualcuno sta... Anisora, ferma! Stai a condividere lo schermo! Mannaggia, non so che ha fatto. Comunque ci vediamo, no? Questo sì. Share screen forse. No, sì. Lo sto a vedere, ma... Allora, ok. Do you want to... This we stop of screen share? Yes, ok. Share computer something... Non so che... Okay. Ok, ecco. Scusate, ma è la prima volta che lo uso. E non so. Ok, insomma, il gruppo, mi raccomando... Continua. Funziona, Sara, funziona tanto. È tutto a posto, è tutto tuo. E, prego, no, se vuoi dire altro, vai, Raffaella. No, niente, vabbè, stiamo lavorando in concomitanza con mio fratello. Io gli passo i maschi, lui mi passa le donne. Bene. Sì, ce li scambiamo. Sì, perché ormai è così. Lui sta lavorando tantissimo con gli uomini e le chat su 3-2 le chiude. Cazzo, il prossimo uomini contro donne ci sarai anche tu, dai. Sì, sì. È bravissimo, mi sta superando praticamente. Il mio nuovo chat, eccolo, dai. Qualsiasi cosa scrivimi anche tu in privato se c'è bisogno, per carità, cioè tutto. Vabbè. Anche sì, se devi chiedere qualche consiglio agli altri uomini, tu prova, certo non è che condividono chissà che, però magari tra le parole riesci veramente a ispirarti, no? Sì, chiedere, infatti adesso mo ci staranno
giovedì c'è, no? Queste gatto uomini che aspetteremo con grande... Stiamo aspettando, infatti. Vediamo che cosa viene fuori. Vediamo. Nient'altro per il momento. Bene, grazie. Andiamo avanti. Grazie, grazie, grazie. Grazie a te. Lucia, non so, Marzia? Marzietta? Poi vi lasciamo pure, perché sennò di qui andiamo a finire. Eccola Marzietta, anche lei non è mia diretta, un contatto di Adele, però grande stima e grande amore dal primo incontro, io e te. Prego. Sì, io ho visto, vabbè, conosco Adele da tanto, perché abitava qui dove sto io, insomma, poi si è trasferita, quindi ci conosciamo da tantissimo. E ho visto un suo post, no, più che un post, avevo visto un frullato, cioè avevo visto comunque una foto e quindi mi sono incuriosita. Una di quelle poche foto che metteva all'inizio. Esatto, all'inizio. Quindi ho visto questa foto e mi sono un po' incuriosita. Poi vabbè, c'è tutto un percorso che mio un po' particolare, quindi comunque di Adele mi sono sfidata perché la conosco, insomma. Probabilmente devo il fatto di essere arrivata a Juice Plus ad Adele in tutto, perché magari se fosse stata un'altra persona non so, perché c'è un... come ben, magari non tutti sanno, però insomma c'è una situazione un po' particolare, quindi di lei mi sono fidata, specialmente perché io, cavolo, io avevo 23 kg, cioè sembravo l'omino della Michelin, cioè stavo malissimo proprio, quindi è una cosa che proprio non riuscivo a mandar giù. Quindi di lei ho visto questo post e ho iniziato subito, innamoratissima subito del prodotto, perché io ho visto i risultati subito già dalla detox, quindi... Però nel frattempo che facevo il programma, non chiedendo le cose direttamente ad Adele sul diciamo, dell'idea di entrare in attività, gironzolavo su internet per capire che cosa fosse questa figura della coach. Quindi andavo un po' a vedere, poi io sono sempre stata un po' fissata sull'alimentazione, sempre molto anche Luca, perché veniamo da un lavoro passato in palestra, quindi sappiamo entrambi, insomma, abbastanza fissati un pochettino. Quindi da lì, a un certo punto, a metà percorso, ho chiesto ad Adele, gli ho detto: senti Adele, cioè, fammi capire come funziona. E da lì sono entrata in attività. Io sono entrata ufficialmente a novembre, poi vabbè, lavoravo nel call center Telecom, quindi al 187, quindi stavo ancora così. Sono stata una delle tante persone che ha adoperato un fake comunque come profilo, e Sara lo sa. Sì. E dopo un po' sono ritornata, cioè dopo, perché poi dopo il primo bootcamp, praticamente, perché a gennaio ho detto no, vabbè, devo ritornarmi io nonostante svariati casini, quindi ho detto, e da lì sono entrata proprio immediatamente in sintonia. Mi piace tantissimo il mio profilo, mi piace il fatto di lavorare diciamo così su foto, su cose che comunque anche in passato non è che facessi tantissimo, e mi piace l'idea che mi seguano tantissimo. Poi io c'ho delle amicizie che si sono svegliate dopo 4 mesi, perché all'inizio naturalmente penso che... Esatto, come tutti quanti hanno stai a fa. Quindi vabbè, io sono sempre stata una caratterialmente che se ne è sempre strafregata di quello che pensavano gli altri, quindi per carità, cioè, per me potevano parlare anche da soli. Però il bello è la soddisfazione adesso vederli, che la maggior parte delle persone che comunque sono mie amiche sono tutte clienti. Bene. Questa è la più grande soddisfazione. E da qui adesso, cioè, ho fatto appunto DDS, ho fatto CV, ho riconfermato CV, ho fatto fare DDS a Luca. Adesso Luca poi, anche in questo sono fortunata, perché Luca è innamoratissimo del lavoro e del programma. Adesso è diventato premium dipendente, cioè, te le ordina da solo, Sara, cioè, grazie a Dio, te le stava a fregare
mie, quindi a un certo punto adesso lui fa gli ordini da solo, se le ordina, quindi è proprio, per carità, però è la mia strada, io lo dico sempre, continuerò a dirlo all'infinito, perché sì, c'è un punto di partenza che è il mio punto A, però il punto, cioè non vedo praticamente il, come dire, la via di fuga, no? Un po' come io mi riporto molto a Stefano Duvalloni, perché mi rimase molto impresso un hangout che fece, che diceva appunto, se avessi considerato il punto B e quindi la via, la via di uscita, a quest'ora sarei scappato, no? Invece grazie a Dio non l'ho mai presa in considerazione. Io proprio ti dico francamente, sono andata anche a ritirare il CUD all'ufficio, cioè, ma l'idea proprio di entrare lì dentro già mi stava a sentire male, volevo mandare Luca, non sapevo che dovevo firmare. Lui mi ha detto, guarda che devi andare perché il CUD lo devi firmare. Quindi non volevo entrare. Quando sono entrata, proprio, quindi adesso sono felice, cioè sto benissimo e mi piace il fatto che le persone si iniziano, cioè le persone si fidano di me, quindi anche le vecchie chat, poi vabbè, io Damioli ha cambiato proprio la visione, cioè di tutto, quindi diciamo che in questo anche le vecchie chat, cioè in realtà stanno tutte a tornare, quindi parliamo di novembre, Sara, cioè che poi non è, cioè, adesso anche io l'ho pubblicato un po', cioè l'ho fatto un po' più personali, no? Cioè, quindi... sì, no? Mi scriveva, mi faceva vedere le chat, che dice. Io Sara l'ho proprio angosciata, cioè era il suo incubo, cioè, però cioè, infatti ho condiviso tanto le chat per vedere che cosa, perché i primi tempi anche io copia e incolla, volevo cercare di capire, poi adesso mi viene molto più spontaneo, proprio, mi viene naturalissimo. E se c'è una cosa, che lo dico anche comunque alle ragazze del team che comunque stanno con me, se c'è una cosa che io non riesco proprio a tollerare, ma mi viene proprio l'embolo, come dico io, è il prezzo. Cioè l'obiezione del prezzo. Cioè non riesco proprio, quindi io proprio me la... Cioè quando mi fanno l'obiezione del prezzo me le mangio, ti metti i tappi all'orecchio, come dicono loro, no? Ovviamente, perché tanto del prodotto, sì, quella è, quella ci sarà sempre, ma non è il no, non è il prezzo. Bene, bene, sono molto molto contenta di tutto questo entusiasmo che hai. Bene, bene, proprio contenta e grazie. Grazie anche a te e a Luca, sempre. Grazie a voi. Bene, andiamo proprio, dai, volevo far parlare un po' tutte, vedo Tonia, poi ho visto Lucia, quindi Tonia, un attimino al volo. Poi vedo persone che non conosco, se volete parlare, parliamo. Vedo, non so, questa ragazza, vedo solo iPhone, iPhone di Daniela. Tonia, apri il microfono, tesoro, ti stai spostando perché non devi, poi vedo persone che non lo so nemmeno. Ciao. Eccola qui, ciao. Nel frattempo preparo il latte per la bimba, sai com'è. Tonia è una cliente di Raffaella, è entrata da poco in attività. Ma un mese, me sa? Due mesi. Il mese scorso è andato quasi vicino, sto mese stiamo veramente lavorando bene, sono contenta, penso che lo sia anche tu. Ciao, buonissimo, bravo. Ciada sbatte tuttora quei griticoni, ma lei risponde col suo più bel sorriso, quindi brava. Vai, tesoro. Ciao a tutti. Io ho sbloccato tante cose su di me perché ovviamente tante cose mi chiudevo. Ho rotto veramente Raffaella, anche te un po' Sara. Però dai, piano piano mi sto convincendo che ce la posso fare anch'io.
per forza. Mi piace, è una bellissima attività, proprio bella. Sto conoscendo tante persone e finalmente sono un po' più sciolta. Perché prima ero molto, molto rigida. Invece ora, dai, man mano che andiamo avanti, sta andando bene. Il meglio deve ancora venire e verrà, no? Perché tu ancora non hai tirato fuori il meglio di te. Questo sicuramente. Vedi. C'è tanto da imparare, questo è poco ma sicuro. Però il fatto che hai detto mi piace, basta. Cioè, ha parlato tanto questo, basta questo. Te lo garantisco, perché se ti piace si fa. Sì, sì, tantissimo, tanto. Sicuramente tu i tuoi no ce ne avrai avuti tanti, ci avrai avuto le dita puntate contro, ma non fa niente. Fa niente perché tornano, no? Sì. Penso che con me segui le clienti che stai facendo, perché vedo che sei a un buonissimo punteggio, quindi penso che sei contenta. Però tanto, tanto. Tanto di più si può fare. Hai qualche domanda? No, no. Ok. Grazie. Grazie anche a te di partecipare e di condividere. E grazie a voi. Un bacio. Cristina o Lucia, non, cioè, vedo una lista ma non riesco a... Sì, o Cristina o Lucia, dai. Tanto parlate tutte e due, chi prima apre. A chi apro? A Cristina o a Lucia? Dove l'ho vista? Aiutatemi. Lucia, sbloccata. Ci sei, Lucia? Eccola, ciao. Cristina. Ci sono, insomma. Beh, mica la blocco molto presto. Faccio una gran fatica. Entrata in attività quasi subito, ma ho comprato il pacchetto dopo un anno. Sì, però ho preso il 153, dai. Ti avevo proposto un pacchetto piccolissimo, che non è che doveva dimagrire chissà quanto, è tornata, sei pronta, bene, entra col 153. Stesso mese entrata in attività, perché lei un giorno parlando in chat, oh, devo andare a curvi, no, non mi ricordo perché che stavamo a di, io ho detto, ma che sei matta, di non stai a fare niente, stai a casa, entra in attività. Né due né tre, il giorno dopo entrata in attività, Lucia. Sì, sì, ho deciso la sera stessa e la mattina ho ricaricato la post pay e sono partita. E siamo partite. Anche lei grande entusiasmo, grande sorriso, come vedete. E via. Quello sì, questo mese sono molto distratta, infatti... Andiamo, tesoro. Questo mese non sono... cioè, sono felicissima, ovviamente, però non sotto questo aspetto, perché non sono riuscita a fare tanto, ma mi rendo conto che è per una mia distrazione, non posso lamentarmi di nulla. È sicuramente per una cosa mia. Però ecco, devo recuperare perché ho tutto un corredino da preparare, la culla, come faccio? La fa, muovete. Ce la fa. Infatti, questo mese non t'ho frustato, ti ho chiesto solo come stai. Sì, ho visto, ti ringrazio. Ti ringrazio, sto mese sì, sei stata molto buona. No, però ecco... Vuoi parlare un po' un attimino tu del tuo avvio, no? Sì, allora, io, come diceva Sara, sono partita con l'attività a fine gennaio, gli ultimissimi. A febbraio non ho chiuso pacchetti, però io la vivevo come se chiudessi, come se stavo chiudendo continuamente. Cioè, ero molto entusiasta, cosa che ho portato avanti. A marzo sono riuscita a fare DDS, ho iniziato e ho venduto a tutte persone sconosciute, perché... della mia famiglia, dei miei amici, nessuno ha voluto contribuire. Diciamo così. Diceva che stai a fare, che mangi, ma che roba è, assolutamente, no.
e invece poi marzo, insomma, ho chiuso con tutte queste persone. Ad aprile per pochissimo non sono riuscita a riconfermare l'IDS perché ho avuto un problema con un SEPA. Che, sì, che mi ha fatto saltare la riconferma. E nulla, adesso maggio è andato un po' così, però insomma riprendiamo. Sì, sì. Ecco. Anche lei, no? Sì, sì. Per le chat c'è stato un po' da lavorare, perché lei con l'entusiasmo parlava troppo. Sì, di continuo. Di continuo. C'è sempre da trovare la via migliore per ognuna di noi, però ecco, se ha chiuso non con una chat perfetta, ma con l'entusiasmo. Okay? Quindi, sì, no, sì, sicuramente. È sempre una questione di attitudine. Sì, sì, no, sì. Lei è brava, lo vedo in chat, clienti mia, scusate. È molto partecipi, vabbè, parte sto mese, però vi hai ragione. No, no. Però è così, è interessante, no? È sorriso e solarità, quindi sono carte buonissime, se uno ce l'ha solo da poi da amplificare. Sì, 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 andrà meglio adesso. Ormai questo mese è andato così, ma giugno... Va bene che non è finito il mese, però va bene così. Sì, no, questo mese, ecco, è stato un po' fiacco. È normalissimo, è normalissimo. E se non vuoi aggiungere altro, grazie anche a te. Andiamo un po'. Va bene così, grazie a te. Un po' prima, ma mi faceva piacere farvi conoscere le persone che stanno un po' più in attività, no? Per farvi anche una visione, per darvi. Quindi grazie. Grazie a te, Sara. Cristina, poi penso che, ecco, non so se vuole intervenire qualcun altro, perché ripeto, non vedo i nomi, quindi forse c'è qualcuno anche nella chat, ma non la vedo. Cristina, vediamo Cristina dove sta. Marita, no? Ci sei Cristina? No, non c'è più. Mannaggia, dove sei? Non c'è. Va bene, adesso non c'è, vediamo se rientra. Volete qualcuna di voi che magari non conosco, vedo nomi strani, volete intervenire, volete chiedere, volete parlare? Scrivetemi in chat qua, se no chiudiamo un attimino, ecco, faccio un piccolo riepilogo. C'è qualcuna? Non vi vergognate, ragazze, siamo tutte qui, lo vedete, siamo tutte uguali. Io vedo Anca, Ani, Olga in fondo di Daniela, non lo so, se vi va sentitevi libere. Sento un microfono aperto, no? È il mio, mi sa. È il tuo, sì, 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 sì. Aspetta, aspetta. Ho visto Cristina fino a 2 secondi fa, hai alzato la mano? Che volevi dire? Va bene, dai, no, vedo che non volete parlare, spero che questo che abbiamo detto vi possa essere d'aiuto, è stato un po' lungo, lo capisco, vi ringrazio di aver partecipato, di aver parlato. Cristina Ecca, Cristina, al microfono aperto, ma no. Niente. E qui niente, ecco ragazze, come vedete siamo partite tutte da zero, chi da cliente, chi dall'attività stessa. Avete sentito qual è stato il punto di svolta o il punto di forza? L'amore per il programma, l'entusiasmo, la determinazione. Ovviamente ci può stare il mese calmo, il mese giù, 2 mesi, 3 mesi di prova continua, ma se insisti arrivi dove vuoi, perché se l'obiettivo ce l'hai, il come si trova. L'obiettivo non è una scadenza. Io non è perché non c'è risultato il primo mese devo lasciare, non sono fatta per questo. Non è perché non c'è risultato il secondo mese devo lasciare. Qui non c'hai una scadenza, c'hai solo un obiettivo. Gli strumenti ce l'abbiamo, il team è fantastico, il gruppo è fantastico, e quindi sta solo a noi decidere dove, non quando,
dove, ricordatevelo sempre, non quando. Ovviamente se ti vuoi dare una scadenza, io in quel giorno, in quel mese vorrei questo, benissimo, ma tu ti devi dare dove vuoi arrivare, mai il quando, perché il quando magari ti può buttare giù se quello non riesci, magari non è stata solo colpa tua non aver centrato quell'obiettivo. Quindi tanta forza, tanta determinazione, tanto amore, tanto sorriso per tutto quello che facciamo. Apritevi, mostratevi, mostrate la parte più bella di voi, perché ce l'abbiamo tutte, siamo donne fantastiche e c'è un mondo che ci aspetta e facciamoci conoscere. Grazie, buonanotte, siamo state tanto lunghe, ma vi ringrazio tanto, per me è stato veramente bello e sicuramente da rifare. Grazie tante, buonanotte ancora. Un bacio a tutte, tutte, tutte.